qua, soprattutto magari dopo le giornate che ci sta riservando questa estate così torrida, però ovviamente non siamo qui solamente per godere del fresco, siamo qui per partecipare ad una festa di compleanno. Oggi è il compleanno di Gian Lorenzo Brambilla. E noi lo festeggiamo qui, come è stato fatto per tanti anni, al termine di una delle repliche degli spettacoli che lui ideava e dirigeva per le stagioni teatrali prodotte dall'Accademia dei Licini. Lo festeggiamo qui, e non importa se 10 anni fa Gian Lorenzo è stato chiamato a dirigere un altro teatro, molto più grande del Licinium, con scenografie più ariose, con effetti speciali straordinari, con attori, beh, tutti gli attori che Gian Lorenzo ha diretto qui a Licinium sono fantastici, però quelli con cui sta lavorando adesso sono addirittura celestiali. In ogni caso, dicevo, lo festeggiamo qui, non importa, lo festeggiamo qui perché Gian Lorenzo ha amato profondamente Licinium e tutte le persone che qui hanno lavorato con lui gli hanno voluto e continuano a volergli bene. Questa serata nasce da un desiderio della moglie Simona, che è qui con noi insieme a Giulia, e a loro va il nostro benvenuto più affettuoso. Un desiderio poi condiviso da alcuni amici e reso possibile dalla collaborazione dell'assessorato alla cultura del comune di Erba e dal Giardino delle Ore, che hanno deciso di inserire questo appuntamento nel cartellone della stagione teatrale sotto le stelle del Licinium, garantendo poi il necessario sostegno organizzativo e tecnico. Quindi a loro va sicuramente un sincero e sentito ringraziamento, e a questo proposito vorrei invitare sul palco l'assessore alla cultura, l'architetto Paolo Farano, e il direttore artistico del Giardino delle Ore, Simone Severini, che peraltro stasera ci assiste anche dal punto di vista della regia audio. Buonasera assessore, aspettiamo il microfono, eccolo. Buonasera assessore, benvenuto. Lei è stato negli anni un assiduo spettatore degli spettacoli di Gian Lorenzo, quindi ha sicuramente dei ricordi molto vivi. Io mi sento privilegiato come molti del pubblico, perché ho potuto assistere a tutti gli spettacoli dal 2000 al 2011. E veramente per noi è stata una stagione indimenticabile. Devo dire che ogni anno noi ci aspettavamo le sue sorprese, le sue invenzioni, per cui eravamo sempre trepidanti in attesa del... ci chiedevamo sempre cosa ci farà vivere quest'anno, per cui eravamo sempre in attesa di emozioni diverse, per cui per noi Gian Lorenzo ha lasciato in noi un grande vuoto veramente. Grazie, perché è un ricordo sicuramente sentito, al di là appunto della retorica che di solito accompagna queste occasioni. Simone, voi siete reduci col Giardino delle Ore da una stagione molto impegnativa, ma credo anche ricca di soddisfazioni. Sì, che continua un solco che è quello che ci hanno insegnato i nostri padri, i nostri maestri. La meraviglia dell'arte è che si passa di bottega in bottega e che si apprende, no, da chi c'è stato. Quindi per me questa sera è proprio importante essere qui per ringraziare chi ha reso possibile anche a noi un pensiero del genere, quindi di far vivere questo spazio in questo modo. Per cui insomma mi tremo qua la voce, un po' poche parole, quindi i maestri sono maestri e in quanto tale vanno sempre ricordati, e per me questa serata ha un valore immenso, perché sono felicissimo che ci sia chi ha scelto di prendersi questo momento, quindi ringrazio tutti quelli che ci sono e anche chi non ha potuto esserci, che so che sono tanti, quindi grazie Mauro di questa bella idea, grazie all'assessorato come sempre e a Erba di spendersi per la cultura e di ricordare le persone importanti per questo territorio. Grazie a voi per questi consigli, per questi ricordi, buona serata assessore, buon lavoro a Simone. Dunque, chi mi conosce sa che io faccio il giornalista, non sono né attore né presentatore,
conduco questa serata in virtù di due piccoli vantaggi. Primo, che costo poco, praticamente niente, e il secondo, che conosco un po' la storia, perché con il Licinium ho avuto a che fare per una ventina di anni mal contati, sempre esclusivamente con funzioni organizzative, che vuol dire che stavo quasi sempre da quella parte, spesso qui sotto, qualche volta là dietro, quasi mai qui sopra. E allora, visto che mi muovo su un terreno a me poco congeniale, chiamo ad armi man forte chi invece questo palcoscenico l'ha calcato più e più volte, perché ha partecipato a tutti gli spettacoli diretti da Gian Lorenzo, interpretando ruoli a volte drammatici, a volte più leggeri, ma sempre meritando l'apprezzamento del pubblico e della critica. Sabrina Rigamonti. Grazie a tutti. Buonasera Mauro, grazie. Buonasera Sabrina, benvenuta. Buonasera, grazie. Allora, dicevo che tu hai recitato in tutti gli spettacoli di Gian Lorenzo e li hai fatti, sì, di cui vicina, in favore di luce, come dicono quelli bravi. Hai recitato in tutti i suoi spettacoli, li hai fatto da assistente di scena. Sì. Questa sera torni a vicino dopo alcuni anni e, per dirla con Enzo Iannacci, siamo tutti curiosi di sapere l'effetto che fa. Fa un strano effetto, quindi dirò due parole così evito di fare disastri. Fa uno strano effetto già oggi pomeriggio quando sono arrivata, a dire il vero, perché quando ho smesso di recitare, poi in realtà sono passata forse una volta a fare un giro, perché non avevo più il coraggio di venire, nel senso che in me, che considera questa come casa sua artistica, insomma, tornare fa sempre un certo effetto. Quindi spero stasera di non farmi tradire più del dovuto dalle emozioni che, insomma, ci sono, perché insomma, dopo tanti anni è comunque stato bello, ho rivisto tanti amici, tanti compagni di viaggio, e quindi i ricordi poi si affollano e quindi diventa un po' difficile. Comunque, vabbè, ci siamo e andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo alcune sedie, abbiamo uno schermo, ci spieghi un po' come si svolgerà la serata? Allora, la serata si svolgerà in questo modo. Allora, ci saranno dei video che sono stati montati naturalmente con le immagini degli spettacoli di ciascuno spettacolo, quindi 12 stagioni, 12 spettacoli, e poi vedete delle sedie, perché ci sarà un salotto di amici che sono attori e non solo, anche coloro che tecnici, insomma coloro che hanno in questi anni contribuito al successo comunque di tutte le stagioni, e dialogheremo insieme facendoci tornare alla memoria qualche ricordo, e quindi faremo anche conoscere a chi magari oggi qui per la prima volta e quindi non c'è mai stato per diversi motivi, faremo conoscere quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. Assolutamente sì, però c'era una cosa che tu dicevi prima degli spettacoli. Che sì, l'ho dovuta ridurre perché Mauro vi ha già salutato, quindi è venuto a ripetere anche questa sera. Cercherò di farlo nel modo uguale. Si prega, ecco, di spegnere o silenziare i telefoni cellulari. Vi auguriamo una buona serata. Anche perché aggiungo io, la serata sarà abbastanza lunga, però abbiamo almeno la speranza di farvi applaudire spesso, e per questo dovrete avere le mani libere. Esatto. Per una sera veramente dimenticatevi dei cellulari. Io devo dire ancora una cosa, noi siamo molto lieti e molto onorati della presenza questa sera della signora Franca Squarciapino. Ha portato i suoi costumi sui palcoscenici dei teatri più importanti e prestigiosi del mondo, oltre che in televisione, al cinema, dove ha conquistato anche un premio Oscar. E anni fa, in compagnia del marito, il grande e compianto maestro Maurizio Frigerio, ha avuto l'occasione appunto di assistere ad alcuni spettacoli di Gian Lorenzo, e credo che a Gian Lorenzo la sua presenza questa sera recherà molta felicità. Grazie. Allora, cominciamo dall'inizio, quindi dalla prima volta di Gian Lorenzo a Licinium. Tu c'eri? Io c'ero, siamo nell'autunno del 1995, l'Accademia di Licini, che già da alcune stagioni organizza delle serate qui a Licinium, è alla ricerca di un coordinatore artistico per una rassegna di compagnie filodrammatiche che intende organizzare per l'estate successiva. Viene fatto il nome di Gian Lorenzo Brambilla, attore e regista milanese che proprio nell'ambito del teatro filodrammatico ha mosso i primi passi della sua carriera.
viene fissato un appuntamento qui al Licinium, ci troviamo alla base del monumento ai caduti, saliamo insieme lungo la scalinata, oltrepassiamo le zebre, attraversiamo il prato da dietro, arriviamo sul palcoscenico e qui me lo perdo. In quel momento ho visto un uomo completamente rapito dall'ambiente nel quale si era appena addentrato. Col senno di poi posso pensare che la sua fantasia gli stesse già suggerendo alcune idee. Questo palcoscenico, per esempio, perché non farci arrivare un carro trainato da un cavallo in carne e ossa? Oppure il bosco là in fondo, perfetto per ambientare il regno di Oberon e di Titania. E la buca per l'orchestra qui davanti, una fossa infernale dalla quale la statua del commendatore fuoriesce per trascinare Don Giovanni alla dannazione eterna. E infine la platea stessa, un immenso oceano sul quale la tempesta scatena un'enorme ondata che sommerge tutto e tutti. Sì, forse Gian Lorenzo quel giorno già pensava a tutto questo. Ad ogni modo coordinò quella rassegna nel 1996, recitò al Licinium in un paio di spettacoli, portò in scena qui il suo appassionante monologo su Giuda, prese le misure all'ambiente erbese con i primi presepi viventi e finalmente nel 2000 diresse la prima produzione dell'Accademia, che tu ovviamente ricordi molto bene. E da lì in avanti, negli anni a seguire, quelle idee di quel pomeriggio lui le ha realizzate tutte. Guardate qua. Thank you.
E direi che adesso diventa difficile, però andiamo. No, direi che questo è proprio uno di quei casi in cui si dice che le immagini parlano da sole e magari provocano anche qualche brivido malgrado il caldo che fa. Le immagini che vedremo d'ora in avanti invece le voci le avranno e sono quelle degli ospiti che hanno accolto il nostro invito. Li vogliamo presentare? Comincia tu. Certo. Intrepido cadetto e insospettabile tanghero, ma anche artigiano dietro le quinte, Dario Bertelli. Ha volteggiato fra le fronde del Licinium, vero spirito della tempesta, Monica Bonomi. Se è vero che dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro un grande regista c'è una grande aiuto regista, Stefania Colombo. Fata, ballerina, aiuto regista, insomma come si dice oggi, multitasking, Romina Elli. Sola esperienza di Cigno, ma conservata tra le sue memorie più care, Paola Giacometti. È stato un implacabile misandro e un tremendo iago, ma ci ha anche fatto ridere, Antonio Grazioli. Fuori programma, un applauso anche a lui o a lei che non so come si chiama. Una applauso anche a una grande fan di Gian Lorenzo. Perfetto, una applauso. Grazie alle loro mani, al Licinium c'è chi ha letteralmente cambiato faccia e testa, Cristina Meroni e Daniele Citerio. Regina, contessa o imperatrice, noblesse oblige, era sempre lei, Roberta Nanni. Attore in grado di cambiare volto, aspetto e piglio. Artista dalle mille voci, Daniele Ornatelli. Che fosse Madonna o Madama, per lei Licinium è sempre stato un sogno, Rosanna Pirovano. Ha portato a Licinium la sua freschezza artistica e la sua voglia di teatro, Silvia Ripamonti. I tessuti potevano cambiare, ma il suo taglio era sempre di classe. Barbara Veronelli.
ci tengo a dire una cosa, i nostri ospiti che ringraziamo per la loro presenza e la loro partecipazione, chiaramente questa sera porteranno i loro ricordi, i loro aneddoti, le loro emozioni, però facendolo idealmente daranno voce a tutto quello straordinario agglomerato di varie umanità che ha rappresentato l'autentica ricchezza dell'avventura teatrale vissuta con Gian Lorenzo. Chiaramente non sarebbe possibile citarli tutti nominalmente, quindi lo faccio per categorie, per mansioni. Gli attori professionisti, gli attori locali e le comparse, o meglio, come preferivano definirsi loro, le scomparse. I cantanti, i musicisti e i ballerini. Scenografi, tecnici e attrezzisti. Tecnici degli impianti luci e audio. Costumiste e sarte, addetti ai trucchi e alle acconciature, il consiglio direttivo dell'Accademia, gli addetti all'amministrazione, organizzazione, segreteria, biglietteria, ufficio stampa e promozione, servizio d'accoglienza ed ordine, gestione camerini e bar, allestimento platea. Molti di loro sono presenti in sala e a loro naturalmente va un saluto cordiale, altri avrebbero voluto, non hanno potuto, ma non li dimentichiamo. Altri ancora adesso stanno lavorando con Gian Lorenzo nel teatro di cui parlavo all'inizio e a loro va un pensiero particolare. A tutti indistintamente un'enorme riconoscenza e un grande applauso. Bene, allora possiamo partire con il primo filmato, siamo alla prima produzione dell'Accademia di Vicini. Dunque qui le immagini non provengono dal filmato ufficiale della stagione, ma provengono da un servizio di Televalassina. Passione di Cristo, sacra rappresentazione profondamente radicata nella tradizione di Erba, allestita con grande successo negli anni 20, 30, 50, e proprio in virtù di quella tradizione a Gian Lorenzo vengono imposti alcuni paletti. Il copione deve essere quello originale dei fratelli Airoldi o di Giacomo Pozzoli, le musiche devono essere quelle composte nel 1955 dal maestro Gerelli, lui si adegua però, si ritaglia lo spazio per alcune licenze. Per esempio decide di utilizzare per la prima volta in assoluto nella storia del Vicini come spazio scenico anche il palchetto d'onore. Progetta una botola che si apre sul golfo mistico che dovrebbe invertire Gesù al termine del processo davanti a Pilate, che creeranno un po' che tribolazioni allo staff tecnico per la sua realizzazione. Soprattutto approfondisce lo spessore psicologico dei personaggi mettendo in evidenza un po' i chiaroscuri, anche aiutato da un illuminato gioco di luci e ombre, tanto vero che poi sui giornali si parlerà anche di regia caravaggesca. Però il successo delle vecchie passioni era legato soprattutto al felice connubio tra gli attori professionisti e gli attori locali. E in questa produzione sono coinvolte più di un centinaio di persone. Il grande dilemma era, ma riuscirà questo regista che arriva da Milano, non conosce l'ambiente di Erba, a creare il giusto amalgama? E quindi c'era una grande curiosità fino a partire dai primi provini. Carolina, ci racconti tu? Allora, il mio primo provino, innanzitutto fui mandata da una persona che conoscevo, mia vicina di casa, e disse, ma vai, facciamo questa cosa, vedrai. Io sono andata, mi sono seduta, domanda, scuola di teatro? No, sono uscita. Cioè, ho fatto la mia lettura, poi sono uscita. Allora, provi, allora se iniziavamo forse a febbraio, marzo, se non mi ricordo, Stefi, più o meno. Le facevamo a San Vincenzo, dove c'è quel palchetto nella palestra, credo sia. Allora mi dice, senti, intanto comincio ad affiancare la mia aiuto regista. E poi dice, è vero che sei giovane, ma mi ha avanzato solo un ruolo, quello dell'adultera. Solo quello mi ha avanzato. Proviamo a vedere se come te la cavi. Dico, ma guardi, io non è... No, proviamo. Facciamo, e mi spiega, dice, facciamo quello che in teatro si chiama improvvisazione. Quindi ha spiegato ad alcuni uomini che c'erano lì come doveva avvenire questa cosa e disse, io ho in mente come deve finire, se tu la finisci pressappoco, secondo me ci siamo. Abbiamo fatto questa improvvisazione, è finita, mi ha dato un bacio in fronte, mi ha detto, è così che doveva finire, e adultera sarai, e adultera sono stata. Parlò anche il prevosto in chiesa, volevo dire, di quell'adultera lì, quindi. Però
Allora, io andai e uscii senza ruolo all'inizio, però c'è chi andò al provino convinta di poter avere un ruolo, ne ebbe invece un altro. Rosanna, non fu così? Sì, fu così, perché io da bambina avevo visto una Maddalena meravigliosa, Mariuccia Gottardi, che la Gheri Caveggio per la scena, bellissimi biondi, e io li avevo. Chi mi ha conosciuto aveva i capelli ricci, non biondi, lungo per la schiena, quindi scrissi alla prima audizione Maddalena e ho trovato questo sguardo nuovo per me, completamente nuovo, di Gian Lorenzo, che non guardava, non osservava, ma ti penetrava, andava oltre. E io ero molto agitata perché ero senza occhiali. Mi ha dato da leggere una cosa piccola, 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 ho fatto una figura bruttissima. Sono venuta via sconsolata perché poi, 10 sere dopo, alla San Vincenzo, nel Teatrino delle Suore, il cast è stato definito completamente e io ero lì sola e raminga, la Maddalena ce l'avevano, l'avete vista, non ero io, e io ho detto, oh mamma mia, ma che peccato, erano tanti anni che volevo essere Maddalena. All'uscita pioveva, e si volta e mi dice, ah, te l'ho detto che sarai la Madonna. Ragazzi, ma da Maddalena alla Madonna è un salto, è vero? Ma sì, promozione. Oh, la Madonna. Beh, io sono andata a casa molto, non dico triste, ma spaventata, perché ero prontissima a essere una Maddalena, ma la Madonna è un ruolo incredibile, pesante se vogliamo. Sono andata a casa a pregare, dicevo, Maria, non farti fare brutta figura a lei, perché io uscivo qui emozionatissima, mi aiutava sull'oboe, ti ricordi? Sull'oboe, i 41 secondi dall'inizio la luce lì e arrivavo con le predizioni di Isaia guardando in fondo, insomma. Però qui c'è Tonelli, mi diceva quando avevo il Cristo in braccio morto, me lo mettevano, ho studiato la posizione della Pietà di Michelangelo per mettere il braccio, la mano sotto, quell'altra così, e mi mettevano questo bellissimo Gesù morto. E io piangevo come una disperata. E Tonelli, ma non ti vedono, qui non vedono, cosa piangi a fare, non è scritto. Ma io piangevo davvero, ero disperata, ma non piange che non ti vedono, non fa niente, il mio figlio morto, ma è stata una cosa incredibile. E quindi sono stata una Madonna conscia, e ho ringraziato poi, insomma il ruolo era esagerato, spero di averlo interpretato bene, soprattutto con le preghiere, uscivo pregando. Sabrina, è vero? Sì. Preghiere, io c'ero anche allora. Sono andati a buon fine. Sì, andato a buon fine. Naturalmente l'incognita valeva anche dall'altra parte, anche da parte degli attori professionisti. Antonio Grazioli, che era chiamato a interpretare Misandro, cioè il pubblico accusatore di Gesù, ecco, come Gian Lorenzo vi ha presentato questo progetto, come vi ha introdotto nell'ambiente di Erba? Eccoci qui, prima di cominciare saluto tutti e li abbraccio perché fate parte del mio cuore, grazie. Allora, che è successo? È successo che nel mese di marzo, a giugno quasi cominciavano le prove, no? Normalmente, anche se era il primo anno, quindi non si sapeva esattamente quando, Gian Lorenzo, si conoscevo da molti, molti anni prima, avevamo già collaborato insieme, venne a casa mia perché era nato il mio primo bambino, proprio qualche mese prima, allora venne con la scusa di portare un regalino e poi mi parlò di questa cosa, no? Dice, guarda che mi hanno chiamato al Licinium, dove siamo già stati a lavorare, però erano date singole, e mi disse, c'è questa cosa dove però là chiedono le masse, no? Immaginate che tutti noi sappiamo che facendo teatro meno attori ci sono, meno posizioni ci sono, meglio è, perché altrimenti il budget va chissà dove. E lui qui dice, no, io ho bisogno di attori professionisti che si integrino comunque con delle comparse, con delle strutture del luogo e via dicendo. E io avevo fatto 2 o 3 anni prima, avevo fatto uno spettacolo col Teatro Officina di Milano in Lomellina, dove praticamente era più o meno la stessa cosa, avevamo raccolto delle informazioni negli ex contadini, nelle ex mondine e via dicendo, e poi abbiamo fatto uno spettacolo di un'unica data
insieme ai contadini, quindi recitavamo noi, poi dietro c'era il cavalè che era quello che curava i cavalli, le mondine che raccontavano le barzellette di una volta e via dicendo. E quindi gli dissi, guarda, secondo me da quell'esperienza mi ricordo una cosa fondamentale, la bellezza di unire le varie sezioni, chiamiamole così, le varie mansioni, ma di unirle, di renderle compatte, di essere una sola cosa che va in scena. E questo fu fatto. E infatti negli anni c'è stato, come dire, un'amicizia continua, non a caso poi ne parleremo probabilmente delle grandi feste che in occasione sia del compleanno di Gian Lorenzo, ma anche dopo gli spettacoli facevamo qua sotto, grigliate, cose. Esatto. E quindi questa è stata una delle forti capacità che ha avuto Giallo, cioè di unire le varie maestranze, i vari professionisti da Milano e compreso anche i tecnici, quindi era tutta una squadra che si muoveva, questo era fondamentale. A proposito di questo dico che della passione ricordo un aneddoto legato a Gian Lorenzo, ma questo fa ridere perché è bellissimo, e qua in sala c'è una persona che si ricorderà quello che sto dicendo, che praticamente io facevo Misandro e avevo due guardie, cioè Giallo disse tu e tu fate i pretoriani o comunque sia fate le guardie di Misandro, dovete seguirlo ovunque. Disse questa cosa che per noi è chiaro che ovunque è sul palcoscenico. Allora voi non ci crederete, una sera mi sono trovato lì perché c'erano i miei colleghi che provavano, stavo fumando una sigaretta, mi giro, avevo le due guardie dietro di me, andavo in bagno e ne trovavo almeno una che era lì a presidiare il bagno. Giordano, tu te lo ricordi, era lui, uno dei due, e quindi se lo ricorda. È la stessa esperienza che ha fatto, scusate la digressione calcistica, 1964, finale di Coppa Campioni Inter-Real Madrid, Herrera che dice a Tagnin, tu devi seguire Di Stefano, non devi mollarlo mai. Bravo. Se l'hai trovato anche in bagno. Ecco. Quindi immaginate che bellezza, no? Io andavo in giro, avevo queste due persone che non avevano mai avuto, mai visto forse uno spettacolo dal dentro, e quindi erano appassionate e avevano preso alla lettera ciò che Gian Lorenzo diceva. Questo è il teatro, il bello del teatro. Grazie. Ma questo effettivamente è lo spirito che è nato quell'anno con la passione e che poi ha avuto una resa talmente felice che nell'autunno dello stesso anno Isabella Molteni, appena nominata nuova presidente dell'Accademia, ha deciso di rinnovare e di proseguire l'esperienza delle produzioni anche negli anni a seguire. Ed arriviamo al 2001, Sogno di una notte di mezz'estate. Ecco, è lecito pensare che Shakespeare, quando abbia scritto questo testo, sia passato di qui in realtà, perché sembra un testo scritto apposta per il Licinium. Tant'è che se chiedete in giro, dici, ma quale spettacolo? Il sogno, perché tutti ricordano questo sogno che era davvero un sogno per il pubblico che venne a vederlo. Gian Lorenzo si impegnò a fondo per cercare di sfruttare ogni angolo di questo teatro, quindi come raccontava prima Mauro, qualsiasi parte di non solo il palco ma anche il bosco eccetera, e progetta una rappresentazione integrale che non è usuale fare. Caratterizza le quattro situazioni che animano la vicenda, quindi la corte di Atene, le due coppie di innamorati, il regno di Oberon e Titania e gli artigiani commedianti, e ognuno con un linguaggio diverso, e per gli artigiani ricorre per la prima volta al dialetto brianzolo, un'idea che forse può destare un po' di perplessità, ma in realtà è coerente con i canoni linguistici del bardo. Ecco, nell'immaginario collettivo questo spettacolo si identifica, abbiamo visto anche prima, con la scena della discesa di Titania dalla scala nel bosco. Ecco, la ricordo bene perché io c'ero, non solo, Romina, eccetera, e c'eravamo al seguito di Titania. E quindi Roberta, tu che eri la protagonista, come riusciste a montare questa scena? Cioè, quali furono le indicazioni di Gian Lorenzo? Ma soprattutto, quando scendavamo, cioè, io mi emoziono facile, però voglio dire, era una scena un po', insomma, importante, tu riuscivi a cogliere comunque l'emozione nel pubblico? Ma funziona? Allora, aspetto che funzioni. Eppure si sente. Intanto posso ballare se volete cantare. No,
facciamo un cambio al volo. Grazie mille. Ci arriverà. Sì, sì, allora, arriva, buonasera, arriva. Intanto. Sono molto felice. Grazie. Volevo essere troppo protagonista, l'unica che sta in mezzo al palco. Allora, volevo intanto salutare tutte le persone che sono tra il pubblico, ci sono tantissime persone che ci hanno seguito in questi spettacoli e per me arrivare al sogno è stato un sogno vero e proprio e ricordo anch'io questa esperienza, la discesa in cima al bosco ed è stato molto facile entrare e sentire l'emozione perché era la stessa che sentivo io, perché non c'era differenza tra essere a guardare ed essere nel bosco e guardate, cioè questo che state vedendo era la stessa cosa che vedevo io, a parte la preoccupazione di non crollare dalla scala perché i gradini erano un po' quello che erano, però è stata un'esperienza meravigliosa e ho trovato della gente meravigliosa. Prima quando Mauro ha chiesto ad Antonio come hai fatto a inserirti nell'ambiente, io sono una che fa un po' fatica a inserirsi negli ambienti, però qui è stato tutto facilissimo, cioè io appena sono arrivata ho trovato accoglienza, affetto, simpatia e ci sono... Grazie, però continua a non funzionare. Funziona benissimo, grazie. Vero che funziona? Mi sentite? Okay. Adesso sì. Okay, grazie, quindi faccio retrocedere la sedia per non essere troppo protagonista. E ecco, questa era l'incanto, cioè gli spettacoli di Gian Lorenzo erano l'incanto ed era proprio la rappresentazione di quello che uno quando studia teatro vorrebbe fare, cioè essere incantato e incantare la gente, ed è stata un'esperienza meravigliosa. Grazie Roberta. E come ero giovane. Non solo tu. Abbiamo lasciato Antonio come spietato accusatore nella Passione, lo ritroviamo qui nel panni di Oberon, un Oberon però in realtà poco regale e molto buffo, con un eloquio anche abbastanza grottesco. E qui c'è un aneddoto molto preciso che vede Gian Lorenzo proprio nei panni di spettatore molto divertito. Allora sì, intanto avete visto il cappello che appunto stavo ancora litigando con lei perché era un calvario, insomma, comunque. È bellissime queste cose perché ricordiamo degli eventi e delle situazioni che pochi sanno perché riguardano il backstage, cioè le prove, quindi le interminabili prove che facevamo qui e si cercavano i personaggi, si cercava di trovare la chiusa, si cercava di capire dove andare, no? Ognuno di noi fa un percorso, ma c'è il regista, quindi Gian Lorenzo, chiedeva, cercava, scavava, no? Dentro di noi e il rapporto tra attore e regista Giallo è sempre stato molto aperto, no? Nel senso che voleva cose, voleva portare a casa tanto materiale per poi decidere e scegliere ciò che gli piaceva. Mi ricordo un pomeriggio, forse se lo ricorda anche Stefania perché è qua che ride, quindi se lo ricorda sicuro, lui era all'incirca a metà del, no, un tre quarti vicino alla scala che avete alle vostre spalle e noi stavamo provando una di queste scene esattamente quando io dico a Puck di andare a prendere il nostro il fiore e via dicendo e poi gettarlo sugli occhi di Titania per farla svegliare, no? O comunque sugli innamorati e lì si cercava qualcosa e lui mi ha detto senti io non lo voglio un Oberon serio comunque impostato e via dicendo, lo voglio metà di qua e metà di là e io ho detto cosa vuol dire metà di qua e metà di là e allora mi dice, vabbè ti butto lì delle robe, no? Allora iniziavo e non so dicevo Puck come sta, diciamo, Puck correva e poi dicevo vai nel bosco di qua di là e lui fa sì ma anche la parte di là perché lui cerca il paggetto, mettiamo un po' di equivoci dentro questa roba qua, va bene. Allora era lì su questa sedia, no, fumava la sua sigaretta, la sua sedia che avete visto là e a un certo momento mi viene sta roba qui e dico Puck il fiore ritorna prima che il gallo cananti, basta. Lui si è messo a ridere, rideva e caduto dalla sedia si è alzato e adesso andiamo perché siamo tra amici, mi disse, sapete che lui la sua parola d'ordine era porca troia, no?
disse: me la sono fatta addosso, porca troia, vada via il cu! Ed è partito da là ed è andato in bagno a cambiarsi, chiaramente. Se l'hai fatta addosso, pensate che momenti, no? Nel senso che uno dice: ma perché si fa quell'attore, fa questo? Perché c'è un lavoro profondo dietro. Molto profondo, e lì lui si era beccato sta roba del gallo e basta, lì su quella strozzata lì rideva e si divertiva, porca troia, sì. E mi ha mandato anche a dar via, capito? Quindi, preciso, giusto per completare il quadro. Eh sì, ci voleva, sì, con lui era prassi, era prassi, sì. Dunque, proprio alla fine ha parlato di degli allestimenti molto complessi dal punto di vista scenico, soprattutto là in fondo nel bosco. Sì. E Dario faceva parte dello staff tecnico e Gian Lorenzo vi ha fatto sudare quelle sì, cose. In effetti eravamo tre balabiot, come si può dire, che si inventavano il pensiero di Gian Lorenzo cercando di realizzarlo tenendo presente le persone che poi avrebbero dovuto utilizzarlo, e Gian Lorenzo ci dava delle indicazioni generali, dopodiché spettava a noi e toccava a noi farci il mazzo per trovare le soluzioni che potessero anche reggere, perché una cosa è realizzare un'opera per esempio, prendiamo per esempio la passerella del bosco, che è stata diciamo l'opera più impegnativa, perché doveva essere a una certa altezza, perché doveva esserci e non esserci, essere vista e non essere vista, e doveva reggere un certo numero di persone, possibilmente anche senza che si facessero male, e lì è stata veramente un'opera realizzata con la collaborazione del Chicco e del Dante, molto, molto impegnativa, però con grande soddisfazione. E sono contento che poi Lorenzo l'abbia apprezzato, ecco, e sia stata utilizzata a modo, soprattutto. Certo. Ecco, alla fine dello spettacolo il sogno prende forma, e a dare forma al sogno fu Rosanna Pirovano. Anche questa è una sorpresa. Sarai il sogno, una volta che questo meraviglioso spettacolo, che tutti ricordano peraltro, Erba, tra i migliori, sarà il sogno, sarà il sogno. E dovevo recitare una poesia di Shakespeare, che ovviamente parlava di sogno. Non ci avevo capito niente, non quello che, come era tradotta, probabilmente in un modo diverso. Io non riuscivo a ricordarla, ma soprattutto a comprenderla. Era dissociata una frase dall'altra. Allora mi sono ricordata che al Tirinnanzi avevo avuto l'onore di conoscere, io per il dialetto essanese, che era un grande traduttore di Shakespeare e di Eliot, gli ho chiesto la sua traduzione. E questa è stata una cosa meravigliosa, mi ha dato una traduzione meravigliosa, e io, vestita coi veli, come avete visto prima, la prima sera, ai 11 e mezza, pioveva. Giuro, pioveva, non sembra, ma pioveva. E io dovevo attraversare a piedi nudi. Ho fatto uno scivolone lì, nessuno ha visto, mi sono attaccata non so a cosa, ed era difficilissimo camminare col pavimento bagnato, a piedi nudi. Bene, ho detto la mia poesia, ho detto a Sanese, che ha fatto un grandissimo successo, ed ero molto felice perché chiudevo con la poesia vestita da sogno. Veli che assomigliavano alle nuvole, no? Dovevano essere i sogni come sono, ma azzurri, verdi, chiaro, grigio scuro, argento, bianco. E io, ed era vera, ce l'ho ancora, ogni tanto non lo indosso, però vado a casa e lo indosso, che era un sogno veramente, è stato bellissimo. Ecco, diciamo, Barbara, che fu un'estate di grande lavoro, non solo, come abbiamo visto, per la parte tecnica, ma anche per la sartoria, perché bisognava tradurre in pratica le idee di Gian Lorenzo, quindi costumi sfarzosi della corte e quelli così molto fantasiosi e particolari di noi abitanti, insomma, del bosco. Sì, in questo caso noi siamo intervenuti solo coi cappelli, però. Un metro era il mio. Sì. Per dire. E ci hanno odiato, ci hanno odiato. Credo che il peggiore fosse la parrucca di mia sorella, di Titania, perché, no, di
dicono canapa, sì, della regina, perché era terribile, e l'abbiamo fatta con la canapa degli idraulici. Quindi era una cosa pesantissima, indecente, e poi tutti gli altri fatti col fil di ferro che trapassava il cervello di tutti quanti. Esatto, avevano tutti la corona di spine, in effetti. Eh sì, e credo che abbiano valorizzato un pochino di più i costumi, perché davano proprio l'idea del sogno, ecco, era lì il sogno, probabilmente nei copricapi, nel movimento degli abiti, e poi vabbè, chiaramente nella scala, nel bosco, e è stato un sogno, credo lo spettacolo più bello. Lo dicono in tanti. Bene, allora possiamo passare al capitolo successivo, 2002, Cyrano de Bergerac, un classico della letteratura romantica, del teatro romantico. Tutti gli spettacoli diretti da Gian Lorenzo Licinio tendenzialmente hanno avuto un carattere corale, tranne forse proprio Cyrano, dove il protagonista emerge nettamente un po' sugli altri personaggi. Però soprattutto questo è l'anno dello spettacolo in cui Gian Lorenzo comincia con le sue contaminazioni, cioè trasferisce per esempio la vicenda storica che fa da sfondo dal 600 all'800 in un'atmosfera da Belle Époque, come vediamo qua, dove il pubblico stesso nella scena iniziale entra a tutti gli effetti a far parte dello spettacolo, e poi inserisce una serie di elementi musicali, dalle canzoni splendidamente interpretate da Lella Greco con l'accompagnamento di Roberto Motta agli intermezzi danzati che rendono lo spettacolo quasi un musical. E allora chiedo a Stefania, che era appunto aiuto regista di Gian Lorenzo e che doveva così districarsi tra un brano di Sting e un pezzo dei Gotham Project. C'è soprattutto un pezzo che non era nella playlist del Cyrano, ma che è stato l'inizio del Cyrano, perché prima di arrivare a fare le prove al Licinium io andavo a casa di Gian Lorenzo per scrivere i testi con lui, per preparare i copioni. E quell'anno arriva e mi dice: Stefania, c'è il nuovo progetto, ci vediamo fra due giorni, guarda Moulin Rouge. Va bene. Guardo Moulin Rouge, arrivo, e mi dice: No, ti ho detto Moulin Rouge, ma in realtà è un'altra cosa. Facciamo il Cyrano de Bergerac. E il Cyrano de Bergerac è questo. E mi mette una cassetta VHS, perché aveva ancora le cassette VHS, e mi mostra un video degli Aerosmith, Jaded. Non so chi di voi lo conosce, c'è un teatro con delle persone nell'Ottocento e dei mangiatori di fuoco, dei circensi. E mi dice: questo è il mio Cyrano de Bergerac. E quindi per me Cyrano de Bergerac è la musica degli Aerosmith e queste persone strane con Steve Tyler che canta e i mangiatori di fuoco sullo sfondo, e che poi Gian Lorenzo è riuscito a trasformare nell'inizio del Cyrano de Bergerac, perché durante tutto il primo momento del teatro, dell'arrivo a teatro, c'erano delle bancarelle come nelle fiere, nei freak show, con il mangiatore di fuoco, c'era l'uomo più forte del mondo, c'erano i cantanti a teatro, c'era cantante, con Lella che cantava, e c'erano questi personaggi in smoking che arrivavano bellissimi, e per me Cyrano de Bergerac è sempre nel mio cuore. Ne ho visti poi tante di Cyrano in tanti teatri diversi, ma per me stranamente Cyrano è una persona con uno smoking e un cilindro per cappello, come nella canzone di Modugno. Beh, appunto, l'abbiamo detto prima, quell'anno Gian Lorenzo ebbe questa idea, appunto, lei diceva Moulin Rouge, di farci ballare, a noi giovani, di farci ballare. Una tragedia è stata, cioè una roba tipo una tragedia. Io, vabbè, che sono piuttosto impedita, c'era Romina,
Ecco, c'era Dario, no, perché con Ada stavano a un livello veramente superiore, e Dario impersonava poi anche il capitano dei cadetti di Guascogna. Vabbè, io non oso narrare la mia vicenda. Romina, tu che esperienza ricordi di quel ballo, di quelle prove iniziate sempre per mesi? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è che una volta imparati i passi grazie al maestro eccetera, ok, è fatta, qua palcoscenico via si va, no, no, perché già Lorenzo giustamente è arrivato e ha detto ok, adesso facciamo l'altro lavoro, quello di interpretazione, tac, quindi era già difficile riuscire a ripetere in modo corretto e soprattutto fluido, ecco. Almeno fluido, ecco, non tanto proprio fluido. Fluido. La coreografia, e poi veramente c'era tutta la parte interpretativa, per cui ci fermava, mi ricordo, tante volte, ma non perché sbagliavamo i passi, perché sembrava che pensassimo ad altro, e guarda il tuo compagno con occhi innamorati, e quindi sì. E io pensavo fosse finita lì, invece la parte interpretativa per me è stata molto più impegnativa dell'altra. Sì. Dario, invece tu? Peraltro, bisogna anche dire una cosa, che al di là della mia coppia, cioè io e mia moglie, che in qualche modo ballavamo già qualche cosa, e che qui ringrazio mia moglie per essersi prestata, lei che è sempre molto schiva a andare su un palcoscenico a ballare, non ci credo ancora adesso che sia potuto avvenire. Vabbè. Al di là di quello, devo dire che i cadetti, oltre ad aver imparato i passi e ad aver ballato in maniera molto dignitosa, e non dico perfetta perché la perfezione non esiste, ma in maniera molto dignitosa, hanno anche saputo imparare i passi molto velocemente. Erano 4 o 5 i passi di danza da scuola che il mio maestro aveva insegnato a tutti noi, ma erano 4 o 5 passi di una certa difficoltà. E non si imparano in 2 minuti, e quando si imparano in 2 minuti restano goffi, restano brutti, restano poco convincenti. Invece questi cadetti mi hanno meravigliato e sono stato piacevolmente preso dalla loro voglia di ballare. È stata un'esperienza. Poi io mi devo fermare perché sul Cirano, se no fino a mezzanotte sono qui ancora a parlare. No, abbiamo dei limiti di tempo. Una secchiata d'acqua. Ecco. Quando è uscito il tango del Cirano con Roxane, quel meraviglioso tango che io ho amato fin dal principio e che mi rimane sempre nel cuore, era una cosa emozionantissima, anche perché Roxane era Roxane, sembrava scritto apposta. E riuscire a farlo con la mia signora, che l'era lì tutta come una tanghera di quelle proprio da, è stata una cosa indescrivibile. Magia. Dunque, io mi devo contraddire rispetto a quello che ho detto all'inizio. Tonio, forse tu devi fare una telefonata, non vorrei che diventasse troppo tardi. Porca miseria, scusate, ma bisogna fare una cosa. Questo è un fuori programma, ma è necessario, perché dovete sapere che uno dei personaggi, il conte che avete visto lì, è da anni e anni vive in Sicilia, in un posto bellissimo al mare. E io gli ho detto: guarda, facciamo le cose che fanno alla televisione, no? Eccolo lì. E lui deve essere lì che aspetta, credo già da un'ora e mezza, se non si è addormentato, perché ha una certa età, il grande Sergio. Sergio Mazzini. Sergio? Ecco, non dire le parolacce, che ci sono 200 persone qua, eh. Ciao, attenzione. Sergio! Questi sono gli applausi. Sì, sì. Di, saluta. Sì. Come no? Voi lo sentite? Sì. Sì, ti sentono. Vai libero. Ah,
Allora, buonasera a tutti. È un abbraccio pieno di nostalgia per il tempo che ho passato con voi. Poco veramente incantevole. Mi mancate, e anche tu ci manchi, Sergio. Come mi manca Gian Lorenzo, mi mancate. Essere qui in contatto con voi, anche solo telefonicamente, mi emoziona. Ho avuto pochi rimpianti, ma rimpiango il tempo che ho passato con voi, veramente. E spero un giorno di potervi rincontrare. E come no? Tanto, noi siamo qua. Un giorno li incontrerò anche già noi. Pensiamo. Senti, visto veniamo che abiti noi. Lì, qua tutti che stiamo dicendo veniamo noi, dai, che ci facciamo una mangiata di pesce o no? Io qua, le mie porte sono aperte a tutti quelli, anche quelli che non conosco. Ma basta che siano erbesi. Basta che siano erbesi, ha detto, quindi parola. Attenzione che qua stanno già prenotando i pullman. Ah, guarda, veramente. Facciamo un charter. Rivedrei per insieme tutti. E guarda, l'unica cosa è che veramente Gian Lorenzo purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Era un uomo di grande sensibilità, capacità logistica, che ci ha donato e mi ha donato con veramente tanta gioia. Perciò questa serata che passate con lui, io, anche se sono lontano 1600 chilometri, io sono lì con voi e sono felice di sapere che la mia voce vi arriva e che insomma fate questa grande festa in onore di questo grande uomo. Perfetto, grazie Sergio. Grazie. Aspetta. Vorrei ricordare anche però Isabella, Enrico, e fare un saluto anche per loro, perché sono stati compagni di questa grandiosa avventura che ho avuto con voi. Siete delle persone eccezionali, con un grande cuore, e veramente, veramente mi mancate, e io vi saluto, ma con il cuore veramente triste in questo momento, perché vorrei veramente essere lì con voi. Un abbraccio a te, un abbraccio a Marco, insomma... Vorrei fare il nome di tutti, la Norma, la Rosanna, il nome di tutti quelli che, piccini, grandi, che hanno partecipato ai grandi spettacoli. Perciò vi voglio bene e continuate con il teatro se potete. Grazie, buona serata a tutti. Ciao Sergio, un abbraccione. Ciao caro, ciao. Ti salutano tutti e ti applaudono. Ecco, grazie. Comincia a preparare la frittura di pesce che arriviamo. Va bene, ciao. Aspetto. Ciao. Siamo ora al 2003, Don Chisciotte della Mancia. Fin qui abbiamo parlato di spettacoli che Gian Lorenzo ricavava dai classici della letteratura, ma nella torrida estate del 2003, che qualcosa ci dice anche oggi, e invece Don Chisciotte della Mancia è tutto suo. È ispirato naturalmente al testo di Cervantes, ma interpretato in modo del tutto originale, evocando più che rappresentando e portando in scena l'anima più che la figura del protagonista. Ricorre all'espediente del teatro nel teatro, con alcuni contadini brianzoli impegnati nella rappresentazione del Don Chisciotte, e richiama anche una significativa valenza sociale per quei tempi, cioè l'incontro tra due diverse culture, i contadini brianzoli e il carro dei gitani. Ecco, alcune scene erano davvero di grande effetto, come stiamo vedendo l'arrivo del carro dei gitani trainati da un cavallo. E poi ci fu anche la scena dei mulini a vento, insomma alcune scene davvero che sono rimaste impresse nella memoria di tutti. Antonio, voi attori vi scambiavate continuamente i ruoli, passandovi quello che era un elmo, quello che era un bacile, e quindi da Don Chisciotte a Sancho, da Sancho a Don Chisciotte. Come fu quell'anno? Allora, spettacolo incredibile, secondo me, Daniele? Nel senso che abbiamo detto il sogno grandioso,
quello ce lo ricordiamo. Questo è uno spettacolo strano perché accompagnava il teatro nel teatro, ma non solo, c'erano proprio questi cambiamenti continui, no? Ognuno di noi ha fatto almeno per una volta il Sancho oppure il Don Chisciotte, c'erano contaminazioni linguistiche, infatti Daniele poi ci racconterà probabilmente il suo monologo da cantastorie siciliano all'interno di questa vicenda. C'erano i gitani, c'era un cavallo vero, un carro, c'era veramente un mondo ed era veramente incredibile. Inoltre il 2003, a differenza di quest'anno, probabilmente era ancora più caldo. Non so se vi ricordate, c'era un caldo da maggio a ottobre. Sì, da morire. Esatto, e noi abbiamo parlato di Gian Lorenzo fino ad ora in modo giustamente elegante. È un amico, è tutto quello che è. Ma le prove, ragazzi, le prove. E allora lui a volte si incaponiva, cioè si fermava lì e non c'era verso di tirarlo via, perché c'era una scena che doveva andare in un modo anziché con un altro. Però alle 2:40, mi ricordo ancora, alle 3, non lo so, alle 15, sto parlando di notte, di pomeriggio, su questo palco è possibile cuocerci le salamelle. Ora, nel 2003, con quel caldo, noi, ti ricordi Daniele, abbiamo fatto una scena qua dove praticamente a livello fisico dovevamo andare avanti, indietro, correre. Eravamo tutti in mutande con Gian Lorenzo in prima fila, in mutande e con i suoi sandali. In mutande? In mutande, letteralmente. E non voleva mollare. Allora, io mi sono fuso un paio di sandali, me lo ricordo, fusi, li ho buttati poi. La Stefania a un certo momento ci ha visto che eravamo imbarazzanti, perché ormai ha detto: Madonna, o lo ammazziamo oppure non so cosa facciamo. È arrivata con la canna da lì, è uscita e praticamente innaffiava noi mentre si prova, perché lui non voleva smettere, e tra l'altro veniva innaffiato in mutande lui lì e continuava: dai, proviamo ancora, proviamo, tanto siamo belli freschi, no? Ecco, queste sono le energie. Giallo era un leone, aveva una forza di che non so dove potesse trovarla. Sì, e questi aneddoti sono poi c'era il tango, c'erano i vari momenti di ballo, c'era flamenco. Esatto, è spettacolare, uno spettacolo. Enrico, il grande Enrico Bertorelli, che ha ricordato Sergio, effettivamente lì era poi chiaramente il Don Chisciotte, era lui. È grande, grande spettacolo, sì, veramente. Sì, nel Don Quixote. C'erano anche vent'anni di meno, Sì, vent'anni di meno. Sentivamo meno il caldo. Sì, però insomma. Certo, sì. Porca paletta, guarda lì come eravamo giovani, che roba. Mio figlio, guarda, mio figlio, non so. Di quello spettacolo. Probabilmente più bagnato della storia. Sì, esatto. Sentire, c'era appunto, come diceva Antonio, questo monologo tuo, Daniele. Sì. Questa storia che testimonia anche proprio il gusto di Gian Lorenzo per le parlate popolari, per i dialetti. Sì, 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 ci siamo contaminati qui con il siciliano. Mi misi lì dietro cercando un po' di frescura nel prato a scrivere questa cosa, gliela proposi out of the blue, proprio una proposta così, e lui esatto, se la fece addosso anche quella volta, esattamente, forse scappò in maglia quella volta lì. E poi ci mettemmo dentro Pulcinella, che parlava in lingua. Sì, alla fine poi tu facevi Pulcinella, io e te sul clavilegno qua. C'era, esatto, il clavilegno, c'era Pulcinella. E si divertiva molto, gli proposi il napoletano, gli proposi il siciliano, poi addirittura in qualche spettacolo dopo anche il romanesco, poi ne parleremo. Ma di questo spettacolo qui io ricordo, a parte i colori, lo sfarzo, l'essere popolare anche in una scelta semplice apparentemente come quella appunto del teatro nel teatro, le rievocazioni, il gusto della commedia dell'arte, del teatro di strada, del nomadismo, perché poi c'era questa cosa bellissima di Don Chisciotte e Sancho Panza, a prescindere da chi interpretasse chi in quel momento, ma c'era questa metafora precisa del carro dei gitani, dell'uomo sempre in viaggio, del popolo sempre in viaggio, dell'uomo del popolo sempre in viaggio.
ma una cosa che ricordo molto bene di questo spettacolo fu, mi era già stata rivelata prima, ma qui la spinsi ancora in più, perché come dici spingeva tantissimo, provavo tantissimo, era maniacale, era preciso, era una cosa pazzesca. Il lavoro, la formazione di Gian Lorenzo sulla musica. La musica era incredibile, a parte il gusto nella scelta. Qui più che altrove, io feci anche altri spettacoli con lui, lavorai anche in altri teatri con lui in altre situazioni, sempre come regista, e lui tendeva a scrivere proprio lo spettacolo come una grande partitura musicale. Prima di averlo negli occhi e nella testa, a volte avevi la sensazione che l'avesse nelle orecchie. Monologhi di 20-23 minuti, o scene molto complesse, movimenti, cavalli, eccetera, non si sa come, cominciavano da quel punto esatto della musica o morire se non si finiva dopo 20 minuti, 25 anche, esattamente su quel crescendo, su quella battuta, su quella partitura. Lì era veramente incredibile. Vero. Un omaggio che voglio fargli, perché l'abbiamo vissuto anni dopo. Sì, anche in altre cose, anche in altri spettacoli, ma era eccolo qua, il siciliano, Don Chisciotte che impazzisce. Bellissimo, spettacolo bellissimo. Un applauso al Don Chisciotte e a Gian Lorenzo, per favore, grazie. Ecco, abbiamo detto che attorno a questo spettacolo ci fu un'atmosfera molto divertente, anche dagli aneddoti che stanno uscendo fu così, ma forse fu da quell'anno, non lo so, più o meno presso a poco, eravamo ai primi anni, quindi dovevamo ancora un po' organizzarci, che nacque quello della festa, festa sempre, finito una rappresentazione venerdì, festa, sabato, festa, domenica, festa, cioè c'era, ti ricordi, cominciavamo ad ogni fine serata, rimanevamo qui, si portava qualcosa e si andava avanti ad oltranza, eccetera. Ecco, anche questo ci dà modo di parlare delle feste, ma anche dietro le quinte, perché come dicevamo prima era lì che si faceva tutto un altro spettacolo, no? Ci sono aneddoti legati a questa cosa, vero Antonio? Il gitanismo. Eravamo gitani e quindi ci buttavamo nel vino, nell'alcol e nelle salamelle, in altro. La cosa bella è che proprio in queste serate, cioè nei compleanni, che tra l'altro eravamo quasi sempre in scena, no? Quando sì. Era la sua settimana, lui aveva la sua chitarra e qua sotto, proprio mentre andavano le braciole. Un anno, ti ricordi Antonio, esce il fumo, lui arriva da lì e dice: cos'è che state facendo? Stiamo preparando per dopo. Peccato sì. Che c'era lo spettacolo. Sì, ancora dovevamo finire e già qualcuno aveva acceso. Perché diventava fondamentale, capite? Quindi dietro c'era un po' di fumo, però coi gitani ci stava, perché era tutto un... ecco, magari nell'hotel meno, in altre situazioni meno, però... Ma la cosa bella è che lui con la sua chitarra, e lì iniziava, e anche stasera l'avrebbe sicuramente fatto, era il bennato, no? Ecco, quello del Capitano Uncino. E andava a volte avanti in loop, perché ogni tanto noi lo seguivamo le prime due volte, poi lui continuava e noi si mangiava e via dicendo, e lui abbandonato in un angolino, dopo magari un fiaschetto, perché il fiaschetto c'era, e quindi aveva questa chitarrata e piano piano scendeva sempre questa bella voce che aveva, non scendeva, e Capitano Uncino, se la faceva per conto suo, no? Ma e questi sono altri momenti da ricordare, perché fanno parte di ciò che abbiamo vissuto. È stato forse l'anno in cui noi come organizzatori, come produttori, abbiamo pensato che fosse bello lo spettacolo, ma forse valeva la pena far vedere al pubblico anche quello che succedeva dopo e fuori, perché era altrettanto divertente e gradevole. Direi che possiamo procedere al capitolo successivo, che è il 2004, Le nozze di Figaro. Allora, abbiamo parlato prima delle contaminazioni di Gian Lorenzo, abbiamo parlato del suo gusto per la musica. Qui diciamo che si supera, perché al testo originale in prosa di Beaumarchais sovrappone il capolavoro musicale di Mozart, e non contento ricorre anche alle marionette, vede un filmato del teatro di Salisburgo e ha questa idea, che non è un'aggiunta solo formale, ma è anche sostanziale, perché gli serve per dimostrare come l'amore renda l'uomo una marionetta e lo governi attraverso i fili invisibili delle passioni. E allora mi rivolgo nuovamente a Stefania per sapere un po' come vi siete districati tra tutti questi elementi, la prosa, la musica, il teatro delle marionette. Diciamo che Daniele ha ragione quando dice che Gian Lorenzo in qualche modo sentiva lo spettacolo prima di vederlo,
ed era assolutamente così. Lui ha creato Le nozze di Figaro, ci siamo sentiti un'infinità di diverse edizioni musicali, perché rispetto a come voleva leggere quella battuta doveva esserci quel certo tenore piuttosto che quel certo soprano con un certo tempo, ma la musica c'era anche in tutti gli altri spettacoli prima. Io credo che per me il problema musicale, problema per me è stato durante Il sogno di una notte di mezz'estate, perché quando scrivevamo il copione, non si dovrebbe dire questo, ma per evitare di pagare la SIAE avevamo bisogno di creare una traduzione. Dunque, io stasera non la paghiamo, io in inglese so dire "The cat is on the table". Gian Lorenzo sapeva dire qualcosa di più, ma quindi avevamo qualcosa come 12 traduzioni differenti e lui creava la 13ª traduzione con il perfezionismo tipico di Gian Lorenzo, degno della musica di Mozart, del libretto da ponte. Credo di avere passato 2 mesi e mezzo, 5-6 ore al giorno, ogni giorno, cercando di capire con lui se ranuncolo dorato o ranuncolo d'oro era meglio o peggio nella traduzione. L'anno dopo mi ha detto: "Il Cyrano de Bergerac, teniamo il verso alessandrino". Io ho detto: "No, lo facciamo in prosa". Per Mozart non potevamo passare alla prosa, ma il lavoro era veramente era un tutt'uno, tutti gli elementi, la marionetta, la musica, il testo, era un unico grande ritmo. Questo è. Ecco, Le nozze di Figaro è un'opera solo apparentemente leggera, perché poi il sorriso lascia spazio alla riflessione in un mondo governato da emozioni, dove si può essere artefici e vittime del proprio destino. E tutto questo è evocato in una scena dal sottofondo malinconico in cui la protagonista è la contessa d'Almaviva. Vero, Roberta? Sì, stavo guardando. Ti ho visto. Sì. Sì, fate pure voi, sì. C'era sì, anche Andrea. Andrea, sì, la Vale. Eccolo Sergio. Sergio è Sergio. Quello che vi dà la zuppa di pesce, lui. Sì, anche questa è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza corale, che poi è quello, no? Al di là del nostro lavoro, però è stato molto bello. Riuscire a lavorare tutti insieme, guardate che meraviglia, guardate queste scene, è stato un lavoro eccezionale, secondo me. Hai ricevuto i fiori in faccia? Certo. Beh, diciamo, guardando, adesso siamo tutti ammirati e rapiti guardando le scene, i vestiti, gli abiti. Barbara, anche quest'anno non fu proprio così facile, no? Per realizzare costumi settecenteschi che non fossero, tra l'altro, troppo pesanti da indossare, perché, voglio dire, è vero che faceva frescolino, ma... Scusate, posso ricordare Marinetta, che l'ho vista, certo, spuntare? Certo. Molto piacere. Fecero anche il copriletto, i cuscini, perché c'era il letto, ricordo. Quindi, Barbara, dicevamo, questi costumi anche qui, insomma... Beh, i costumi sono sempre stati complicati, nella misura in cui Gian Lorenzo voleva, ma non sapeva cosa. E quindi bisognava riuscire a realizzare quello che lui voleva senza saperti spiegare che cosa voleva. Non avevamo tantissimi tessuti, o meglio, li avevamo ma magari tutti uguali, ma magari tanto dello stesso tessuto, ma dovevamo fare diversi costumi, diversi personaggi. Quindi ci siamo sempre ritrovati a complicarci la vita e poi dovevamo mettere in scena comunque delle cose che si sposassero, quindi colori che stessero bene insieme. E abbiamo fatto le notti in piedi a realizzare i costumi. Mi ricordo il costume di Roberta,
che era splendido. Era, e poi... era meraviglioso quel costume, veramente splendido. E poi i cappottini, tipo questo qua, quello di Dario, Daniele quando è entrato in scena per pettinare Roberta con il gilet. Avevamo veramente quell'anno lì trovato dei tessuti splendidi, veramente. Siamo stati fortunati perché questa è una zona dove realizzano veramente dei bellissimi tessuti. Certo. E ci hanno regalato, perché per fortuna gli hanno regalati tantissime belle, certo, cose. Sì, perché naturalmente la difficoltà, come dice Barbara, di avere tessuti era perché naturalmente venivano donati e quindi bisognava poi a seconda delle metrature disponibili creare per tutti quanti, perché furono anni in cui davvero ci fu parecchia partecipazione, quindi... E i personaggi erano tanti, le scomparse erano tante e tanti da vestire, veramente. Io volevo tornare un attimo sul discorso della musica e stimolare in questo senso invece Rosanna, che sappiamo tutti è grande, non solo amante, ma anche grande esperta di lirica e di sinfonie. Abbiamo detto appunto della grande cura che Gian Lorenzo metteva nella parte musicale, che non era mai solo un accompagnamento, ma diventava proprio un elemento scenico a tutti gli effetti. Ma devo dire che è stata per me una sorpresa, perché ogni volta avevi ragione, Daniele, cioè la musica ci trascinava e c'era questa magia che particolarmente nelle nozze di Figaro. Certo che le scelte sono state, ha nominato prima Sting, un altro gruppo inglese, Mahler, le musiche erano anche indiane, i valzer musette, i tanghi, però mi ricordo che mi sono innamorata allora di Satie, perché durante Romeo e Giulietta, questa musica affascinante, non lo conoscevo bene. Però per parlare della scelta musicale di Mozart, questo inizio, il nostro magico Enrico faceva il direttore d'orchestra e io, che dovevo entrare in prima scena con Dario, eravamo là dietro a guardarlo, lui dirigeva l'ouverture, che tra le ouverture nel mondo fa parte delle non cantarmela tutta, aspetta, è lunga, fa parte questa ouverture, può vivere a sé, perché non è stata che per la prima volta quel genio di Salisburgo fece una composizione musicale diversa, non preludeva alla vicenda che poi sarebbe accaduta dopo, non c'erano aree che poi si sarebbero risentite, no. È sempre stata poi, diciamo, portata nei vari teatri come brano musicale a sé. Quindi era una novità per quei tempi, ma il genio di Mozart. Però devo dire che, mi leggevo oggi Paolo Isotta, che era il mio referente di critico musicale geniale, contestato e quindi bravissimo, diceva proprio che questa composizione musicale, questa ouverture, è un insieme magico tra i fiati e i suoni, tutti sono così magicamente messi assieme a un'armonia che addirittura travolge, tant'è vero che, come canticchiava lui, tutti sanno quel pezzetto, prova, bene. Quando è dato, e la sappiamo, non sapendo magari che è questa opera, però la conosciamo perché è entrata a far parte nella nostra memoria collettiva. Io vedevo Enrico giù che si chiudeva nel suo camerino e diceva: vado a vestirmi da pinguino, perché era vestito da direttore d'orchestra in frac ed era meraviglioso, e dirigeva. Io lo guardavo incantata, perché non è che facesse tarara, tarara. Io ho detto: Enrico, tu conosci la partitura? Mi dice: sì, un po'. Lui la dirigeva, la sentiva dentro, e guardate, è stato veramente tutte le sere un momento magico per tutto. Tutto quello che ha deciso Gian Lorenzo, però quel momento è stato meraviglioso. Arriviamo adesso al 2005. Don Giovanni. Diciamo, per qualcuno di noi un anno particolare. Allora, diciamo che però non sempre le committenze dell'Accademia dei... Cattivo! Daniele, vengo giusto da te perché il tuo sganarello
parlava con una cadenza trasteverina. Ci spieghi come è nato questa idea e come è stata la relazione di Gian Lorenzo a questa idea. Abbiamo cercato di mettere, come spesso ha fatto in altri spettacoli, di mettere un po' il carattere del personaggio dentro la abbiamo cercato il linguaggio popolare, appunto, perché Sganarello è un serbo, quindi un'espressione del popolo, le cui categorie di pensiero potessero rendere al meglio le caratteristiche del personaggio. Abbiamo fatto dei tentativi anche davanti a un bicchiere di vino, a cena, diciamo al napoletano, ma no, ma guarda, questo è proprio una lenza. Sganarello è proprio una lenza, a quella cosa tipica, proprio il ritmo del personaggio, la pigrizia, la lentezza, la furbizia, un po' come l'altro personaggio di Molière che è il servo Volpone, no? E così è nata in questo modo, proprio perché il romanesco, con la sua cadenza, col suo carattere, sembrava assomigliare molto allo Sganarello che avevamo in mente. E abbiamo fatto questa scelta un po' coraggiosa, effettivamente, perché avremmo dovuto ritradurre tutto il personaggio con sta cadenza romanesca, che poi a me mi è venuta pure un po' da Nagni a un certo punto. Non era proprio del Colosseo questo, insomma, capito? E la cosa però funzionò, tanto che non ricordo il professore che venne a vedere la prima, una gavoccia buona, insomma, che venne a vedere la prima, il quale a sua volta fece una traduzione da Molière anni prima, ci prese da parte e ci dice: bella l'idea dello Sganarello in romanesco, avrei voluto averla io. E Gian Lorenzo chiaramente gongolava tantissimo su questa cosa. Ecco, come dicevi, giusto per ricordare, dicevamo che la musica rimane sempre un elemento pazzesco, fondamentale. In questa scena, svestiti i panni di Carlotta, mi piazzavo dietro alla colonna con il testo che era cronometrato, ogni singola battuta aveva il minuto e il secondo, perché lui usciva, doveva capire, perché siccome c'era poi il convitato di pietra, doveva essere nello stesso momento. No, ma questo momento, pezzo qui poi è un pezzo di John Brion, che è quello che apre Magnolia il film, non so se dura 16 minuti, è una roba pazzesca. 17 durava, perché lui doveva uscire e capire se erano in ritardo con le battute o in anticipo. E nel frattempo, allora, partito il pezzo, succedevano un sacco di cose e si arrivava comunque. Bisognava arrivare in tempo al movimento della testa del conno. Quindi, ecco, a proposito, abbiamo visto qui questa scena bellissima, scena di insieme, insomma, che è stata un po' ispirata forse dall'opera più che dal testo, e quindi volevo appunto ricordare anche, l'abbiamo detto prima forse tra le righe, ma mi piaceva farlo perché credo che sia veramente giusto, Gian Lorenzo aveva questo rispetto, questo amore, e in ogni spettacolo doveva dedicare parte, una buona parte, alle sue comparse, o meglio alle sue scomparse, cioè creava all'interno, anche in spettacoli dove non c'era apparentemente scene d'insieme, però il suo problema era sempre: no, devo trovare, perché loro meritano questo, ecco. Quindi loro stavano ore, poveretti, come questi qua al caldo, alla domenica pomeriggio, però aveva questa riconoscenza nei confronti di tutte loro, di tutti loro che lo seguivano amorevolmente. Quindi lui ha poi ad ogni spettacolo, lo vedremo anche poi a spettacoli successivi dove davvero non c'era, mi dice, non ci sono scene di insieme, le ha inventate. Ecco, questo perché lui ci teneva a tutti, ma alle sue scomparse che lo accudivano amorevolmente, gli stavano dietro, quindi mi piaceva ricordare questa cosa che credo sia importante. Scusate però una cosa, io non vorrei fare l'avvocato del diavolo, però questa sera stiamo parlando ovviamente dei pregi di Gian Lorenzo, certo, come è giusto che sia, ma avrà avuto anche qualche difetto. Fumino, possiamo dire che era perfezionista al limite del maniacale? Abbiamo detto. Possiamo dire che era logoroico? Possiamo dire. Sì, quanto possiamo dire. Durante il francesismo, possiamo dire che quando si incazzava di brutto? Sì. Quindi credo che sulle sue sfuriate ci sia molto da dire, ognuno possa raccontare qualche episodio. Io posso dire che durante i festeggiamenti del suo compleanno, a casa mia c'eravamo tutti, ti ricordi, Daniele, volevano buttarti il vestito in piscina, lui è andato immediatamente, si è buttato solo in piscina, ha tolto la giacca, si è buttato con le scarpe. Io allora avevo scritto, mi hai anticipato tu una battuta, ma scusate,
e gli ho dato questo bigliettino: da quanto con la passione si arriva, lot lot, tutti scomparsi innamorati. Nel nostro teatro si diventa fredei, di tua passione si dimostra anche a quei che piange, che ride, che fanno in alla sloia. Da allora anche per noi le sempre porca troia. Dai, forza, qualche sfuriata passata alla storia. Stefania, noi abbiamo la nostra storica, raccontala tu. Passione di Cristo, quindi passione, io conosco già Lorenzo da circa una settimana, due. Io da due giorni. Andiamo a fare la prima prova e avevamo la musicassetta, sì, siamo vecchi, sì, avevamo la musicassetta. Da una parte una traccia, dall'altra da parte sì, due tracce. E a un certo punto inizio a urlarmi: Stefania, la traccia 5! Era in fondo là, sotto la scala, eravamo a quel tempo. Con la sua voce stentorea. Va bene, traccia 5. Eravamo lì, metti la 5. No! La 5! No, diciamo però che il copione citava un altro numero in realtà. Noi due ci siamo guardati e ho detto, boh. Sabrina, aiutami a mettere la 5. Rimetto la 5. No! È andato avanti 5 minuti. No, porca! Sedie, abbiamo visto di tutto. Arrivo io a farti vedere! Rovescia la sedia, arriva correndo. Guarda! Questa è la 5! Ah no, in effetti era la 7. Grazie. Questa è la 5 era la 7. Però erano sfuriate enormi e che passavano subito dopo. Quindi. Barbara ne ha una? Tanto una cosa, questo è lo spettacolo più sciccoso di tutti. Tutti gli attori erano vestiti di seta, anche le comparse. Ecco. Qui abbiamo avuto ci andati un tono di avere la seta. Erano tutti in seta. Ecco. Bene, allora passiamo al capitolo successivo. Siamo nel 2006 e siamo a Romeo e Giulietta. Anche in questo caso, di fronte alla proposta dell'Accademia, Gian Lorenzo inizialmente storce un po' la bocca, perché ha la paura di non riuscire a trovare qualcosa di originale su un'opera su cui è stato già detto e rappresentato tutto. E allora, nella enorme, colossale ricerca di fonti di ispirazione che precedeva la stesura di ogni suo copione, trova questo elemento di originalità. Paradossalmente, se vogliamo, perché Romeo e Giulietta è la vicenda simbolo dell'amore giovane, lo trova paradossalmente appunto in due personaggi anziani che vengono portati magistralmente in scena da Gianni Mantesi e da Grazia Minecco, coppia sul teatro e coppia nella vita, simboli di un amore senza età e senza tempo e che agli occhi degli spettatori possono essere di volta in volta narratori, testimoni o forse perfino i due protagonisti sopravvissuti all'epilogo tragico della loro vicenda e arrivati al crepuscolo della vita. Noi questa sera non abbiamo con noi i protagonisti principali, però questo ci dà modo con Paola Giacometti e con Mafalda, se lei è d'accordo, di parlare anche dell'attenzione e della cura che Gian Lorenzo metteva nei personaggi, tra virgolette, cosiddetti secondari, in questo caso Donna Capuleti, personaggio complesso perché diviso tra l'amore, l'affetto per la figlia e il rispetto della volontà del marito. Sì, esatto. Come è stato più volte detto, lui era maniacale, quindi anche sulle piccole scene, sui piccoli personaggi minori, faticava tanto perché voleva arrivare a quello che aveva in mente lui. Giallo ci metteva una passione incredibile e questo lo rendeva speciale, insomma, rendeva speciale anche lavorare con lui. Io poi ho vissuto, è vero, io ho fatto Romeo e Giulietta qua, ma io ho vissuto tutti gli spettacoli del Licinium perché venivo a vedere le prove, mi parlava appunto logorroicamente di tutte le sue idee, di tutte le preoccupazioni che aveva, me ne parlava a Milano
e eravamo molto, molto amici, quindi ho vissuto tutto anche se non ero sul palco, quindi lo ricordo perfettamente, ricordo la canna dell'acqua, ricordo, vabbè. E anche Mafalda lo ricorda, Mafalda amava stare in braccio a Giallo, perché Giallo con la sua voce profonda probabilmente le dava una vibrazione, per cui io guardavo Mafalda quando lui parlava e a lei si chiudevano gli occhi e si addormentava ma stando in piedi, perché non voleva rinunciare a quella vibrazione. Ecco, tra i ruoli quell'anno, appunto ruoli minori, ci fu Rosanna, che fu la balia. Beh, è un ruolo così importante, la nottrice, che è sempre in scena. C'era tanto da studiare. Ne ero, come dire, un po' spaventata, ma molto attratta. Qui c'era, vero, il balcone che univa. Lì dove avveniva tutto e dove la sera delle prove generali mia madre stava molto male e i miei fratelli mi dissero: no, stiamo qui noi con la mamma, c'è la generale, tu non puoi non esserci. E da lassù io mi mise a gridare: Giulietta è morta, Giulietta è morta. Guardo sul palco, in mezzo c'è mio figlio che mi guarda, era morta mia madre. In quel momento io come faccio a dimenticarvelo? Pensate che tragedia. Dunque guardo giù, capisco che era successo qualcosa di grave, perché era qua in mezzo. Di Gian Lorenzo ricordo il giorno del funerale, la messa, ricordo che aveva un particolare dolore dentro di sé. E lo dico perché è una cosa che ricordo davvero. Mi passò vicino, toccandomi appena la spalla, andò a fare comunione con una tale intensa tensione in quel momento. E anche questo era l'icinium, lo stare insieme nel dolore. Tutti mi sono stati vicini. Comunque fare la balia, l'ho ripetuta alla scuola Grassi, che io continuo a frequentare per gli over. Guarda cosa hanno fatto il primo anno Romeo e Giulietta. E secondo voi? A parte che mi ha fatto fare anche Giulietta, suicidio, eccetera. Però ho fatto una balia, ragazzi. Quando ho sentito un applauso meraviglioso di tutta la scuola, ho guardato su e ho detto: grazie Giallo! E ho fatto un successo incredibile alla scuola Grassi. Antonio, a te era affidato il ruolo di Fra Lorenzo, che è l'involontario artefice della tragica fine di Romeo e Giulietta. Era un ruolo, un'interpretazione, una caratterizzazione abbastanza particolare, perché con il volto quasi sempre coperto dal cappuccio, la voce grave, pesante, una presenza, vorrei dire, quasi inquietante. Sì, come dice giustamente il mio amico Daniele, era lo spacciatore di Shakespeare, insomma, in qualche modo. Alchimista, chimico, e quindi prepara lui la fiala che poi, insomma, fa succedere tutti gli eventi. E lì fu, come diceva Dani e a tanti altri, un approfondimento che, come spesso Giallo amava fare, si prendeva l'attore di riferimento, l'attrice di riferimento e cercavano, no? Ma anche veramente seduti qui con un panino, un toast, una birretta così, dice: come lo faresti di qua di là? E io gli ho detto: senti, è vero che lui è un frate, è vero che magari l'abbiamo visto sempre molto pacifico questo qua, ma perché non lo facciamo arrivare da sottoterra, no? Come se fosse veramente un po' mefistofelico. E diamogli questa. E qui c'è una cosa interessante, perché io, come immaginate, noi facciamo tutte le prove, facevamo tutte le prove senza microfoni, chiaramente, così come i costumi che arrivavano poi man mano, e l'ultima settimana si provava finalmente con i microfoni. Quindi provando nel bosco, e io provavo con questa voce che arrivava veramente dal sotto e poi doveva essere bassa, perché poi microfonandola si sarebbe poi sentita. Io e Giallo abbiamo fatto le prove là con io che recitavo ma nessuno sentiva, perché chiaramente era talmente bassa, e lui di fianco a me
no? Quindi io facevo le posture, prendevo la foglia, le cose, e lui era lì ad ascoltare, a creare le pause, a fermarsi. E anche questo, ecco, è stato un momento molto, molto particolare. In un teatro al chiuso questo non succede quasi mai, perché comunque un po' si sente. Qui non era possibile, quindi lui lasciò la sua sedia giù, venne su e dice: dai, proviamo. E bello perché era un lavoro continuo, peculiare, molto faticoso, ma non mollava lui, e io nemmeno, si andava fino alla fine, cazzo. Così si faceva, sì. Grande Giallo, grande. Bene. Arriviamo al 2007, sei personaggi in cerca d'autore, altro anno a me favorevole, e quindi nel 2007 appunto tocca un'opera forse tra le meno adatte ad essere rappresentata all'aperto. Per la prima volta al Licinio, Gian Lorenzo si cimenta con un'opera del Novecento in un testo di Pirandello che risulta essere un po' claustrofobico. Ecco, è la prima e l'unica volta in cui viene utilizzato solo il palcoscenico principale, cioè solo questo. Cioè non era più chiesto, cioè quell'anno non fu chiesto agli spettatori, con una stratagemma da parte dell'attore di turno, di spostate le sedie, quindi bisognava alzarsi, girare la sedia verso di là, per rigirarla, eccetera. Quest'anno no. E appunto anche in quest'anno ci fu davvero la difficoltà da parte di Gian Lorenzo di trovare dei ruoli, degli spazi per le comparse. E allora immaginò queste figure oniriche, le mise dietro nel prato, talvolta ci andava anche lui ad essere sinceri, e quindi realizzò anche per loro, perché volle ritagliare ancora una volta lo spazio anche per le comparse che meritavano tutto questo. Ecco Sabrina, parliamo di te però, perché tu quell'anno interpretavi la madre dei sei personaggi, sì. Ovviamente con un adeguato invecchiamento, con il trucco. Adeguato. Credo che sia stata un po' anche l'attestato da parte di Gian Lorenzo della crescita artistica che tu hai avuto durante le stagioni. Sì, per me quell'anno è stato un anno importante. Allora, arrivavo dal 2006 in cui c'era stata Trippa, però arrivavo dal 2005, anno che abbiamo visto prima, di Don Giovanni, in cui lì cominciò, con parere contrario di alcuni, decise lui di darmi quel ruolo di Carlotta e disse: perché tu ce la puoi fare, e ce la feci. Per questo ruolo invece, chiaramente, sei personaggi, insomma, quando veniva proclamato il titolo, allora noi attori, che ci venivamo definiti locali, ma locali è brutto, ma qualcuno alla fine ci definì attori non professionisti, ma altamente professionali, che è un po' più bello. Ecco, allora quell'anno mi disse, vabbè, io dissi, beh, insomma, di parti non ce ne sono, nemmeno quest'anno. Allora lui, me lo ricordo ancora, mi disse: senti, ma tu il testo? Dico: sì, lo conosco, rileggilo. Oh, rilessi il testo? Mi dice: riletto il testo? Dico: sì. E quindi dico: beh, Giallo, alla fine la figliastra non sarà possibile, perché o sarà un'attrice o sarà qualcuno comunque che ha tempo a disposizione. E quindi rimarrà la prima attrice. Sì, no, ma non c'è un ruolo che... Dico: sì, c'è un ruolo che mi intriga molto ed è la madre, fa. L'avevo pensato subito. Ecco, e fu così che mi diede quel ruolo, invecchiata tantissimo grazie alle opere di Cristina e Daniele, tant'è che qualcuno nei camerini non mi riconosceva manco più, e fu per me un ruolo importante, anche perché era un ruolo così particolare, insomma, giovane, 30 anni, per cui era un po' complicato fare una donna di quell'epoca, e lui mi seguì davvero tantissimo. Ci fu anche una scena che ricordo particolarmente, quella del mio, io stavo sempre qui seduta, dicevo non tantissime battute, però lui aveva evidenziato alcuni punti, tipo ci fu l'urlo, no, sulla tragedia, e poi ci fu questa scena di avvicinamento al figlio, in cui davvero mi ricordo disse: no, però la facemmo talmente, come diceva Antonio, come diceva Daniele, minuziosamente, dice: no, perché devi apparire vecchia, e quindi devi apparire nel volto, devi apparire nel movimento, e quindi mi seguiva. Quindi fu un ruolo importante che porto nel cuore, e sì, sicuramente, probabilmente fu una delle volte in cui si fidò, perché probabilmente capiva che potevo arrivare, ed è stato per me un ruolo, uno dei tre ruoli secondo me più belli che abbia mai fatto. Beh,
Insomma, detto questo, però, diciamo che abbiamo detto prima, Novecento, teatro assolutamente di parola, sei personaggi in cerca d'autore, ma quell'anno anche lì aveva fatto scelte di molto particolari di scenografia, tant'è che me lo ricordo una sera, era ormai quasi notte, era seduto in quell'angolo vicino al palchetto, si mette a guardare verso di qua e dice: mi piacerebbe tantissimo una lastra d'acqua. Cioè, abbiamo guardato, in che senso? Cioè, lui pretendeva che scendesse una lastra d'acqua, che era chiaramente impossibile. Allora poi aveva virato e naturalmente avevamo creato queste lastre di plexiglass da cui poi scendeva acqua. E quindi questo a livello scenografico. Ma ci fu davvero, dicevo prima, nel teatro di parola, un coup de théâtre, che fu l'irruzione di Madama Pace, vero Rosanna, sull'altalena famosa. Sì, venne a casa mia per fare delle prove di lettura, o anche di postura, di posizione, eccetera. E mi dice: hai paura di andare in altalena? E mi diceva tutto alla fine della serata. Io non ho mai avuto paura, però non è che andassi tutti i giorni in altalena. Vengo su un pomeriggio e mi dice: vedi, quello è il tuo sedile, adesso si vedrà. Mi hanno dato, il marito di Isabella ha procurato il sedile di un furgone Fiat piuttosto importante, mi mettono sul furgone, naturalmente avevo due donne che mi facevano salire sulla scaletta, perché dovevo partire, ecco, adesso si vedrà, dovevo partire da dietro due giovanotti che facevano, scalavano, quindi avevano le corde adatte. A un certo punto, in questo momento che arriverà tra poco, mi mollavano ed io uscivo da lì, da quel sipario rosso, intanto che Cigardi faceva il fumo. E io uscivo cantando in spagnolo. Bene, adesso un po' la scena si vedrà. Arriva. Abbiate fede. Devo dire che... ma va come le cusciata, le vegia, vado come le vegia. Sì. Ecco, vorrei ricordare bellissima. Che quell'anno fu un anno in cui, ecco, in questo spettacolo diede un ruolo importante e definì la figura. Devo dire figlio, però, che molto... eravamo tutti in viola secondo. Eravamo tutti in viola. Secondo la... Registicamente diede anche molto risalto alla figura del figlio che viene lasciata lì, che è interpretato da un attore che, come si è visto anche prima, diverse volte... Eccola! Madame Pace, che ma allora che irruenza! Il fumo si vede? Ecco. E questo è stato un lavoro incredibile di trucco e parrucco. Abbiamo qui Daniele, questa parrucca bionda era alta 60-70 centimetri, aveva dei codolini viola, le mie scarpe erano state verniciate di viola in carrozzeria, erano bellissime, mi avevano messo delle calze a rete che arrivavano dal balletto della Scala e queste piume autentiche di pavone, poi le collane che lui rubava dal suo candelabro, dice, questo va benissimo, e il trucco magnifico viola. Certo. Con tutti i lustrini di Cristina. Questo duo è stato una qualche cosa di eccezionale. Ecco, stavo però finendo di dire che appunto aveva delineato questa figura del figlio e mi piaceva ricordare, appunto, perché si è visto in altri spettacoli, Andrea Tibaldi, che questa sera non può essere con noi per un problema, ma anche lui è sempre stato molto presente negli spettacoli. Certo. Bene, possiamo passare al 2008, e il 2008 è un anno importante e anche problematico, diciamo così. 2008 è l'anniversario, gli 80 anni di costruzione del Teatro Licinium, i 15 anni di attività dell'Accademia, quindi due anniversari importanti, e l'Accademia per celebrarli adeguatamente decide di produrre Faust, che proprio a Licinium nel 1932 era stato portato in scena per la prima volta in Italia. Quindi Gian Lorenzo si accinge a portare in scena questa opera colossale, gigantesca, un viaggio nell'essenza dell'animo umano con contrasti anche violenti tra reale, fantastico, tra divino e diabolico.
fa un'enorme scrematura del testo proprio per renderlo ovviamente traducibile nella scena. Si rende conto che la totalità dei contenuti non potrà essere compresa dal pubblico, si augura che quantomeno possano essere percepiti a livello emotivo, e ne esce uno spettacolo molto complesso, con un primo tempo più lineare e un secondo più frastagliato per la ricchezza di richiami e di riferimenti, dove tra l'altro alla parola di Goethe si unisce la tecnica, perché Gian Lorenzo ricorre alla multimedialità, alle proiezioni video, quindi con effetti molto insoliti per l'epoca, e comunque uno spettacolo decisamente complesso e interessante. Dobbiamo però fare un passo indietro alla primavera che precede questo allestimento, perché appunto in primavera viene a mancare Isabella Molteni, presidente dell'Accademia, autentica anima del Licinium in quegli anni, certamente. Ecco, con Isabella Gian Lorenzo perde non solo un'amica, ma anche una persona con la quale c'è un confronto continuo, un dialogo continuo, uno scambio anche di suggerimenti e di pareri. Però non si perde d'animo e si inventa una cosa bellissima. Chiama a raccolta gli attori più presenti alle produzioni degli anni precedenti e li invita appunto a partecipare al Faust quale segno di omaggio nei confronti di Isabella. Tra loro c'è Roberta, e vorrei chiedere appunto a lei cosa ricorda di quel gesto, che in qualche modo testimonia anche, come dire, l'ascendente, il grado di coinvolgimento che Gian Lorenzo aveva nei confronti dei suoi artisti. Sì, quella fu una produzione particolarmente sofferente e complicata. Perché appunto era mancata Isabella, eravamo tutti molto affezionati a Isabella, che era una vera forza della natura, era molto, apparentemente molto dolce, assolutamente garbata, era una donna deliziosa, ma si capiva che aveva una forza incredibile. E io mi ricordo che Gian Lorenzo mi chiese di partecipare, nonostante in realtà non ci fosse una vera parte per me, e chiese appunto di partecipare anche agli altri attori che erano stati molto presenti, e la parte che io feci ero infilata dentro una carta da gioco, quindi non è che era proprio, no, come dici, gratificante per un'attrice, però ero stata molto felice, ovviamente ho detto di sì, e poi così per ricordare insomma anche l'animo e il sentimento di amicizia che mi legava Gian Lorenzo e che legava Gian Lorenzo a me, ogni anno quando decideva quale spettacolo sarebbe stato fatto qua, mi chiamava e mi diceva: guarda, mi dispiace se io non ero coinvolta, mi chiamava e mi diceva: mi dispiace, non c'è una parte per te. E io dicevo: guarda, non c'è nessun problema, sarò felice di venire a vedere lo spettacolo. E quell'anno appunto non c'era la parte per me, ma fu trovata, io fui felice di poter essere qua anche per ricordare Isabella. E poi, non voglio anticipare, ma insomma ci fu questo incidente che coinvolse Enrico. Infatti fu un anno, come stava dicendo Roberta, il 2008 fu un anno tragico per quello che successe a Isabella, insomma perdemmo Isabella, ma il pomeriggio stesso della prima Enrico Bertorelli ebbe un incidente gravissimo, un incidente stradale che di fatto poi bloccò la sua carriera. Ecco, ci fu chiaramente il panico generale, perché eravamo al pomeriggio davvero della prima, ma l'unico a rimanere calmo fu Gian Lorenzo, che decise di impersonare lui, cioè di prendere il posto di Bertorelli, e lo fece chiaramente per le prime repliche col copione in mano, ma la gente probabilmente non se n'era neanche accorta, e via via poi nelle repliche successive, come abbiamo visto, era senza copione. Io ho un ricordo indelebile di quella giornata, erano le 17:15 forse del pomeriggio, ero a casa, mi stavo rileggendo eccetera, perché come dicevamo prima, avendo anche questo ruolo di assistente di scena, bisognava tutto in quell'anno che era molto complicato a livello di movimenti eccetera, e quindi a un certo punto suona il cellulare e io vedo Giallo, rispondo, dico: pronto? Sabri, ciao, non preoccuparti, non è morto nessuno, ma
quindi già mi si era fatto il panico. E dice, no, stai tranquilla, devi stare tranquilla perché sennò non va bene. Vabbè, dimmi. Allora succede questo e mi racconta l'evento. Dice, però adesso tu fai una cosa, a me serve un copione esattamente come l'ultima prova, che io non partecipavo e chiaramente avevo il copione un po' rivisto, eccetera. Allora dovetti chiamare Antonio, che invece stava in ospedale con Enrico Bertorelli, a farmi dettare esattamente, lui non aveva la testa ma mi dovette dettare una scena finale. Io finii il copione, andai a stamparlo e arrivai in teatro molto per tempo col copione in mano. Non finì lì, perché chiaramente lui aveva in mente lo spettacolo, il ruolo, eccetera, ma chiaramente dalla parte dello spettatore. Per cui gestire quello spettacolo in questo ambiente non è poi così semplice, ma in generale, ricordiamo che la regia era posizionata verso l'uscita, dove ora c'è l'uscita, e non c'era mai collegamento se non un interfono tra i tecnici e io che sotto facevo la direttrice di scena, perché altrimenti ci si doveva, qualsiasi problema me lo si doveva risolvere. Ma quell'anno, oltre ad essere complesso, c'erano anche molti spostamenti, cioè sul Mefistofele finiva qui una scena, riappariva immediatamente in alto alla scala, quindi doveva ripercorrere tutto, cioè non era semplice. Allora ci furono i momenti in cui lui chiaramente non sapeva dove doveva andare. Ricordo ancora che facemmo tutti dei fogli, ricordo Roberta, vai nel bosco giù sotto, poi c'era uno, torna indietro, gira a sinistra, perché poverino, cioè non aveva, poi aveva, si era un po' impratichito, ma scendendo, allora ci diceva, vai, gira a destra, esci dall'altra parte, cioè avevamo tutti fatti dei fogli, perché naturalmente per salvare questo spettacolo, deve salvare questo. Ecco, assistente alla regia quell'anno era Romina. Romina, che esperienza fu quella per te? No, voglio raccontare subito una cosa, e qui smetto di fare il gioppino perché mi commuovo. Quando, appunto, prima di andare in scena, Gian Lorenzo è passato dalla regia e l'ho visto, cioè l'espressione che aveva sul volto non l'avevo mai vista. Allora gli ho chiesto, tutto bene? Gli si sono velati gli occhi, piangere proprio no, ma quasi, e mi ha detto, ho paura di non farcela. Al che si sono invertiti i ruoli, perché lui diceva sempre, no, del tipo, stai provando, no, ma non ce la faccio, non esiste, non ce la faccio, porca troia, eccetera, eccetera. Al che l'ho guardato e ho detto, cazzo dici? Se non ce la fai te, chi che ce la deve fare? Abbraccio, è andato. Mi ha colpita sta cosa, quegli occhi non me li scorderò mai. Sì, e soprattutto ho pensato, oh, meglio a te che a me, perché una cosa del genere non l'avrei sostenuta emotivamente. Sì, quell'anno ho avuto modo di conoscerlo di più, perché comunque appunto ci sta insieme giorno e notte. E la cosa che, ecco, sono stata fortunata, perché io sono molto notturna, cioè mi attivo verso sera, notte, quindi lui era stanco e mi diceva, Romy, vai avanti te. E all'inizio panico, poi però mi sono detta, vabbè, non è un piccio, cioè se mi dice di farlo è perché si fida, quindi insomma mi ha fatto piacere. E poi ho imparato tantissimo, cioè alla fine ero io con appunto attori di, insomma, di quel calibro lì, Masieri poi lo dovevi seguire, infatti volevo dirglielo prima, una volta ho detto, Masieri, tu non hai bisogno dell'assistente alla regia, tu hai bisogno della badante, perché dovevo anche girargli il copione. E ho stabilito un rapporto bellissimo con Enrico, ma proprio dal punto di vista personale, perché tutti andavano a pranzo, insomma, a Erba, io mi portavo invece la schiscetta, e quindi rimanevamo solo noi due, lui perché non mangiava, no, lui non mangiava, esatto, e io mi sbaffavo la mia insalata di pasta, eccetera, poi di solito crollavo, e lui dalla prima volta, insomma, mi ha detto, tu dormi serena, che veglio io su di te, e quello era il nostro momento bellissimo. E niente, poi vabbè, arrivava già Lorenzo e quindi finiva la pacchia. Io mi ricordo, scusami Sabrina, mi ricordo la sera della prima, il pomeriggio della prima, quando siamo arrivate, abbiamo saputo
dell'incidente che era occorso a Enrico, ovviamente c'era il panico e il dispiacere folle per quello che era successo a questo collega che poi conoscevamo da anni. E mi ricordo che probabilmente abbiamo tutti quanti allontanato il pensiero di Enrico, che però è ritornato assolutamente vivo appena finito lo spettacolo. E io mi ricordo che eravamo lì dietro e che arrivavano le persone del pubblico festanti per farci complimenti, per festeggiarci, ed eravamo tutti abbracciati a piangere. Per cui c'era questa scena di questa gente che ci guardava sconcertata, perché diceva: che cos'è successo, no? E invece eravamo tutti a piangere dietro. Chiudere così in allegria. Insomma, diciamo che però, ecco, abbiamo visto anche che fu un anno di grande suggestione, in cui contribuirono anche il trucco e il parrucco, perché abbiamo visto prima, insomma, le streghe, eccetera. Quindi il duo, cioè la coppia Cristina e Daniele, ecco, come si arrivava a queste creazioni? Cioè Gian Lorenzo che indicazioni vi dava? Come si arrivava lì, insomma? Allora, io adesso faccio parlare Cristina per prima, io che era diventato un binomio con Daniele. Daniele poi dà voce a me, perché ha detto che lui non parla nel microfono, ma vi dirò qualcosa del suo rapporto con Gian Lorenzo soprattutto. E Cristina è arrivata durante, non si è arrivata da subito. Ecco, lei è stata chiamata, mi pare, da Isabella, che è andata su e ha detto: vieni. Ma io non posso, forse non eri mai venuta al Licinium. Sì, però microfono, se no non si sente. Non eri mai venuta al Licinium. E allora come non eri venuta al Licinium? Devi andare. In realtà da Erbese non avevo mai messo piede al Licinium, anzi la prima volta quando sono arrivata dall'alto, ho detto: dall'altro lo troverò. Ti sei spaventata? No, non mi sono spaventata, ho visto subito una grande energia, ho detto: boh, io sono qui, se c'è la possibilità di dare un contributo, molto volentieri, perché Isabella disse: o ti innamori del Licinium oppure scappi dopo il primo anno. E devo dire che ho finito le stagioni con tutti voi. È stato un momento, se posso dire, di grande arricchimento anche culturale, perché per me, che comunque faccio un altro lavoro, io faccio proprio l'estetista a tempo pieno, venire per creare personaggi, insomma, non è una cosa da poco. E devo dire che ho giocato facile, perché c'era Daniele che ci ha dato proprio, cioè mi ha fatto fare sempre una gran bellissima figura. Sì, era un duello qualche volta, sì, esatto, e un duetto. Però la grandezza di Daniele si vedeva nel ventre del teatro, perché laggiù accadeva di tutto. C'erano ragazzi giovani, ragazze molto giovani, qualcuno si nascondeva, poi la sera qui si suonava, si cantava, si mangiava, e diciamo che il nostro padre, il regista del ventre, era lui. Lacci, scherzi, abbiamo riso, mangiato, giocato, lui ci ha fatto belle, bellissime, anche quando non le eravamo. Poi si arrabbiava quando diceva: non lavatevi la testa su quel giorno. Mi sono lavata la testa oggi? No! Le parole erano diverse. Dice: no, perché? Perché siete arrivati con i capelli appena lavati, io com'è che vi avete visto cosa c'era di meraviglioso? Volevo fare una piccola pausa per parlare ancora di Madama Pace. Loro hanno fatto qualcosa di incredibile. Quello che ha fatto Daniele è stato forse improponibile un'altra volta. Però devo ricordare che, essendo tutti in viola, dovevo avere il costume, diciamo, viola, e vado dove vendivano biancheria intima, viola bellissima, no? E mi dicono: viola? Ma se io devo andare a un sexy show? Come un sexy show? Tutte le scomparse mi hanno detto: no, e allora abbiamo comperato questo body bianco, perché la Lella dice: lo tingo io. In via Tassera per 2 giorni è uscito un fumo viola, perché lei tingeva, hanno partecipato tutti per creare questo personaggio. Lei mi struccava in modo meraviglioso, e Daniele: davvero non vuoi parlare? No. Ecco, è la voce sua, era per dire che si era creato con Gian Lorenzo una liaison addirittura, e negli ultimi giorni siamo andati a trovare Simona, la bambina appena nata, e lui dice: io vengo da Gian Lorenzo perché così gli taglio un po' i capelli.
ed è stata l'ultima volta che l'abbiamo visto, è stata un'emozione fortissima e lui mi ha detto, mi ha pregato di ricordarla a Simona e alla piccola Giulia che era lì nella cura. È stato un momento meraviglioso, tremendo, però noi vogliamo bene a Gian Lorenzo e alla sua meravigliosa famiglia. Però lei da allora ha cominciato a truccarci, ci ha fatto bellissime, vero? Sì, dai. Allora, se posso dire una cosa, era un lavoro d'insieme. Sì. Noi partivamo sempre abbastanza agevolati perché le cose erano già, diciamo, tutte organizzate. Era proprio l'ultimo tassello, chiudere il cerchio del personaggio. Ed è sempre stato tutte le volte una sfida, diciamo. E lui ci si affidava, ecco, quello che aveva Gian Lorenzo è che, anche se io non lo facevo di professione, proprio la make-up artist teatrale, si è affidato alla mia professionalità, conosceva quella di Daniele, e tutte le volte si creava il personaggio, si creava, e normalmente i trucchi partivano sempre durante il periodo delle prove in costume, ecco. È stata una grande emozione. Lui, voglio dire, è stato per me importante perché tutte le volte ci dava, almeno a me, anche a Daniele sicuramente, dava questa energia che per dare quel piccola parte, per dire ci siamo anche noi in questo personaggio. Poi la bravura degli attori, c'era le scenografie, i costumi, perché c'era Sara Bianchi, che vorrei ricordare anche lei, che praticamente era il nostro fil rouge e il nostro trenurion con Daniele, con Gian Lorenzo. Ok, io direi che... Allora, recupero il microfono perché interrompiamo un attimo la sequenza cronologica degli spettacoli. Abbiamo parlato della scomparsa di Isabella nella primavera del 2008. Terminata la stagione del Faust, quindi nell'autunno dello stesso anno, l'Accademia dei Licini elegge la nuova presidente, Luisa Rovida De Sanctis, che avrebbe dovuto essere presente questa sera, è purtroppo stata impedita da un grosso problema familiare. Comunque manda a tutti noi il suo saluto e il suo pensiero, chiaramente avrebbe voluto essere presente, però con noi, grazie a Masciadri, che è vicepresidente dell'Accademia dei Licini, che è stata il suo braccio destro e prima lo è stata per Isabella per tanti anni, quindi la invito per ricordare un po' quel passaggio. Ecco, grazie. Ciao, benvenuta. Ciao. Allora, c'è stato appunto questo avvicendamento forzato, però Luisa aveva già avuto modo negli anni precedenti di conoscere e apprezzare l'attività dell'Accademia, l'aveva anche sostenuta come assessore alla cultura della comunità montana del Triangolo Ariano, aveva stretto anche una bella amicizia con Gian Lorenzo. Ecco, chiaramente l'Accademia in questo rapporto era l'impresario committente, Gian Lorenzo era il punto di riferimento artistico. Com'era il rapporto tra queste due realtà? Buonasera a tutti, prima di tutto mi viene quasi da sorridere pensando a questo ruolo dell'Accademia. Credo che il ruolo che poi Gian Lorenzo ha avuto con noi è quello che abbiamo visto nel Faust, è quello che abbiamo visto con questo spirito, è lo spirito di risolvere i problemi, di condividere soprattutto le scelte. Lui ha insegnato tantissimo anche a noi che stavamo un po' dietro le quinte, io almeno stavo dietro le quinte, da come si vede non sono abituata ai fari del palcoscenico. Sì, quindi ha insegnato tantissimo perché comunque lo spirito era di condivisione. Lui rappresentava una squadra, ossia loro, i suoi attori, era portatore di iniziative, portatore anche di richieste a volte stravaganti, diciamo così, però avevano sempre un senso e riusciva sempre a modo suo a cercare di portare quello che erano dal nostro punto di vista gli equilibri, come si dice, di bilancio, perché ahimè qualcuno anche a quello doveva pensare, ma sempre con la voglia e lo spirito di voler fare qualcosa di bello, di significativo, e quindi anche
stimolante per quelle che come noi dovevano un po' gestire tutta la macchina. Mi ricordo in modo poi particolare quell'anno, il 2009, l'anno successivo, quando abbiamo dovuto ridare vita un po' a quello che era l'Accademia dei Licini, che usciva da un anno in cui la perdita di una presidente come Isabella, la perdita di un attore per noi importante come Enrico Bertorelli, ci ha messi abbastanza a dura prova. Però, come si dice sempre, quando si fa squadra le soluzioni si trovano. Abbiamo avuto la fortuna di intercettare e di avere la disponibilità di Luisa Rovida, che in fondo ha colto un testimone che arrivava già da un paio d'anni di conoscenze con Isabella Molteni, e quindi è stato quasi naturale questo passaggio. Abbiamo dato vita a un direttivo tutto al femminile, misto erbese ma anche molto aperto in diversi altri ambiti come quelli della Brianza. Questa sera c'è con noi anche la nostra segretaria Maria Grazia Crippa, che ci ha seguiti anche lei con molto entusiasmo, e abbiamo portato avanti direi qualcosa di significativo con Gian Lorenzo, che in quell'anno pensava voleva mettere in scena qualcosa di grande. E così è stato, perché è stato l'anno della tempesta, un anno ricco di suggestioni, come si sono, vi ricorderete tutti, ma come si ricordano ancora oggi anche ad alti livelli di questi spettacoli. E da lì è nato un po' anche con il nostro nuovo corso, con il nostro direttivo, quella che è stata la scelta poi di dedicare. Sì, tu parlavi prima appunto di spirito di condivisione, ogni scelta è stata condivisa e concordata, e in modo particolare la scelta di consacrare Licinio Manfiloni esclusivamente shakespeariano, a partire appunto dal dopo Tempesta, quindi dal 2009 in avanti. Sì, anche perché all'interno poi del direttivo, che sembra del direttivo dell'Accademia, che a volte sembra e passo a qualcuno molto formale, c'era molta apertura e Gian Lorenzo lasciava sempre un segno di sé, magari proprio come una pillola, così per dire, qualcosa lanciata come suggestione. E quindi questa, come dire, questa volontà insieme di trovare un'identità, ecco, questo era il termine, di dare un'identità a questo luogo, che e poi ha dato proprio vita a quella che è stata la scelta shakespeariana e al fatto di mettere in scena poi negli anni successivi opere come La Bisbetica Domata e Otello, che è l'ultima opera prodotta e firmata da Gian Lorenzo. Diciamo che poi in quell'anno è successo anche qualcosa di molto significativo. Siamo riusciti ad entrare come unico teatro all'aperto all'interno di un'associazione internazionale che si chiama STA, la Shakespeare Theatre Association, che raggruppa più di 130 teatri shakespeariani nel mondo. E l'Accademia dei Licini, con il suo direttore artistico, è rientrata a far parte di questa associazione. Diciamo che Gian Lorenzo ha dato tante soddisfazioni a noi, ad Erba, a questo teatro, e mi permetto di dire, proprio perché l'ha detto lui, che ha avuto anche tante soddisfazioni dall'Accademia, da Erba e da tutti, perché proprio quell'anno, l'anno di Otello, sono venuti a trovarci gli amici dello Utah Shakespeare Theatre e sono venuti con Gian Lorenzo ad ammirare i suoi costumi, le sue scenografie, i luoghi. È stata fatta anche da parte del Comune di Erba una bellissima attività di accoglienza e sono arrivati 150 patron di questo teatro nello Utah, che si sono innamorati a loro volta del Licinium di Gian Lorenzo, e quindi diciamo che anche una piccola soddisfazione è stata quella di aver portato il nome di Gian Lorenzo nel mondo. Grazie per questa ulteriore testimonianza. Sabrina, te. Passiamo al 2009, La Tempesta. Ecco, si torna un po' all'atmosfera, quella del sogno, grazie alla Tempesta, opera che rappresenta il testamento artistico e spirituale di Shakespeare, e testo che Gian Lorenzo adatta naturalmente benissimo qui in questa ambientazione naturale. Ecco, l'isola dove si svolge la vicenda è stata vista come una grande metafora del teatro, e con il mare
come presenza invisibile e costante che inghiotte tutto, anche la platea. L'abbiamo visto prima, l'avete visto anche nelle immagini precedenti, c'era questo telo blu enorme, no? Che partiva da noi, che lo portavamo, che partiva da quel prato retrostante, che a un determinato esatto secondo della musica prestabilito scendeva e copriva l'intera platea, che si sentiva immersa nella tempesta famosa, e nell'altrettanto secondo preciso esatto della musica tornava, doveva tornare velocissimo. Voi pensate che un telo di quella dimensione portato lì con questa aria, sì, e noi dovevamo ritornare poi per questo vicolo stretto, cioè tutte le sere si rompeva, si tagliavano, e quindi avevamo davvero uno staff di sarte che entro il pomeriggio successivo ricucivano il tutto, perché doveva essere tutto perfettamente fatto. Comunque una trovata quella davvero molto molto bella. Quindi dicevamo il sogno, nel sogno c'era Puck, il folletto a servizio appunto di Oberon, e nella tempesta, ecco la scena del telo, cioè nella tempesta c'è Ariel, spirito etereo, che la nostra Ariel è Monica Bonomi. Eccola. Buonasera. Allora, io mi ricordo che ero sul nido. Sul nido, perché che si vede, io in questo prima, teatro sì. Non ho messo piede per quello spettacolo, perché ero sempre sollevata, per cui ero su un nido a 6 metri di distanza di ferro battuto, e in quell'estate c'era ogni sera il temporale, no? E io dicevo, morirò arrostita così, no? Nessuno! Finito lì, poi mi ricordo, finito lì, ti ricordi? Sì, sì. Mi ricordo che quando arrivavano loro con il telo, e io vorrei fare un applauso a tutte le comparse. Sì, certo. Anche che erano meravigliosi. E io mi ricordo che vedere quel telo dall'alto era uno spettacolo meraviglioso, infatti ve lo dicevo sempre, vorrei che saliste con me, poi cadiamo tutti, ma era una cosa, era uno spettacolo unico per me, eccoti. Bellissimo, bellissimo. E poi volevo dire un'altra roba, siamo invecchiati tutti tranne la Norma. La Norma è uguale. È identica. E chi l'ammazza? La Norma. Ecco, abbiamo, ecco, anche un'altra cosa bellissima fu Sycorax, che stava la strega nel bosco, che aveva questo, cioè lei stava in cima alla scala e il suo vestito arrivava fino in fondo, non so quanti decimi. Partoriva Calibano, che usciva da lì. Sì, 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 perché poi Calibano usciva da lì. E naturalmente sì. Tutto era appunto sempre opera delle comparse che aiutavano. Ecco, appunto, abbiamo detto Caliban è stata una maschera bellissima, eccola, una maschera bellissima. E lì abbiamo ricorso sempre eccolo Caliban. E lì fu una grande opera sempre di Daniele Citterio e Cristina Meroni, diciamolo, no? Com'è stata quella maschera? Com'è stato Caliban? Parlo sempre io, anche per Daniele. E niente, lì la cosa che ci è stata chiesta era di vedere un attimo lo spettacolo, cioè la prova, per capire un attimo come poterlo poi interpretare anche noi. Tutto lì, nel senso che poi durante il prima la prova generale abbiamo messo sistemato un attimino il personaggio, però era lì, ci diceva guardate quelli e interpretate quello che io voglio dire, si fidava e si affidava, ripeto quello che ho detto prima. Ecco, Gian Lorenzo è sempre stato pronto e disponibile a dare opportunità artistiche ai giovani, è successo nel sogno con Sabrina, con Romina, con tanti altri, anche negli anni successivi. Nella tempesta è capitato tra gli altri a Silvia Ripamonti, che era fresca, reduce da un'esperienza di laboratorio. Ecco, come è stato quel tuo esordio e soprattutto rispetto alla tua formazione appunto di laboratorio, qual è stato l'apporto in più di Gian Lorenzo? Allora, sì, come hai giustamente detto, io ero assolutamente freschissima, nel senso che avevo cominciato a fare teatro da pochi mesi. Quindi era il mio primo anno di teatro, la mia prima esperienza. Il nostro insegnante ci informò poi della possibilità di venire al Licinium
a prendere parte a questo spettacolo come comparse insieme alle comparse locali. E io ero affamata di teatro e di vita, e quindi ho accolto subito questo invito e sono venuta e sono stata, non lo so, travolta, nel senso che per me era tutto nuovo, era tutto magico, e vedere Gian Lorenzo anche stesso, una sola persona che riusciva ad orchestrare tutto questo, per me era un'impresa grandiosa e mi chiedevo come fosse possibile. Ero appunto uno degli spiriti, quelli che stavano sotto al telo. Abbiamo parlato della magia di questo telo blu che travolgeva il pubblico. In realtà noi spiriti sotto eravamo anche sempre in preda all'ansia tutte le sere, perché capisci di essere un ingranaggio al servizio di questa cosa, ed è bellissimo, perché devi essere coordinato e devi far parte di un gruppo, e il teatro ti fa capire tantissimo questa cosa. Capisci che l'unione fa veramente la forza e non è un modo di dire. Noi correvamo proprio da questo bosco e quindi aspettavamo il momento. Io poco fa sentivo il vento, l'aria meravigliosa che si gode da quassù, e sentivo il rumore delle foglie secche, e ho rivissuto per un attimo quella sensazione magica di essere lì dietro e di aspettare con gioia ma anche con paura il momento in cui dovevamo uscire tutti insieme e travolgere il pubblico in questo spettacolo meraviglioso. Quindi per me, Mauro, è stata veramente un'esperienza magica. Era tutto nuovo, tutto bello, e veramente ringrazio Gian Lorenzo perché lui aveva una capacità rara, che era quella di farti sentire a casa. Io ero alle mie prime armi, come alcuni compagni di teatro, qualcuno l'ho visto qui tra il pubblico, però lui non ti faceva mai sentire nel posto sbagliato. Lui riusciva a gestire gli attori professionisti come le comparse locali allo stesso modo, ti faceva sentire parte di un progetto grande e meraviglioso come quello che è il teatro. Domanda: Shakespeare era misogino? Si potrebbe pensarlo leggendo il testo della Bisbetica domata, che è l'opera che l'Accademia produce e che Gian Lorenzo porta in scena nella stagione 2010. Lo dico perché la vicenda vede la protagonista Caterina, che inizialmente irriducibile, indomabile, e poi alla fine invece sembra apparentemente almeno rassegnata al potere maschile. In realtà Gian Lorenzo ha preferito leggere in quest'opera un'esaltazione al contrario dell'intelligenza femminile, perché nel monologo finale Caterina richiama la saggezza e l'astuzia, che sono le armi delle donne contro le sopraffazioni maschili di ogni tempo. E allora questo mi fa venire una domanda spontanea che rivolgo a tutte le signore sul palcoscenico: parlatemi di Gian Lorenzo e le sue donne, inteso in senso artistico, ovviamente. Io volevo dire, volevo portare i saluti di Giovanna Rossi, che ha interpretato la Bisbetica domata, che è dispiaciutissima di non essere qua, ma che è qua anche lei con lo spirito. Certo, ricordo, grazie. Proprio a proposito di questo spettacolo, anche la prova di tango che abbiamo montato qua, così temporaneamente. Allora, gentili signore, Roberto, la domanda era: Gian Lorenzo e le sue artiste. Io penso che Gian Lorenzo fosse uno degli ultimi gentiluomini. Era, come mi disse una conoscenza comune, disse: Gian Lorenzo è una persona che è ancora capace di arrossire. E secondo me lo descrive molto, molto precisamente questa frase. Non lo so, credo che avesse grande rispetto di tutti, indipendentemente dal genere, però sicuramente era un grande gentiluomo. Poi eravamo molto amici, quindi faccio fatica ad essere obiettiva rispetto a questa cosa, quindi passo la parola a Stefania. Ecco,
Gian Lorenzo, Gian Lorenzo si innamorava costantemente delle idee del teatro, della magia, e metteva questo amore, questa passione nel rapporto con ogni singolo attore. Posso, diciamo che uomo o donna in qualche modo era innamorato, come della più bella donna della sua vita, di qualunque piccola parte di questo progetto e degli altri progetti teatrali. Riagganciandomi a quello che ha detto Stefania, Gian Lorenzo non riusciva a non scorgere la bellezza delle donne, ma in generale. Infatti ricordo un aneddoto della Bisbetica Domata, in cui io e altre compagne eravamo travestiti da uomini perché eravamo dei servi, e lui ci aveva messo di tutto. Io ricordo di aver avuto una benda sull'occhio, una pancia finta. Non mi avrebbe riconosciuto nemmeno mia madre. E invece Gian Lorenzo ci guardava questa schiera di donne, di servi travestiti, di donne travestiti da uomini, ci guardava e ci diceva: non riesco ad imbruttirvi, devo fare ancora qualcosa. E noi veramente, credetemi, eravamo irriconoscibili, eppure lui scorgeva sempre la bellezza che c'era, secondo me, in tutto, la scorgeva in tutto quello che faceva. Paola, Monica. Posa la mano sul mio cuore, mio tenero amore, battere ogni orlo senti di palpiti. Ma per me è un po' difficile. Cioè, secondo me lui era, andava un po' al di là del guardare una donna o un uomo in modo diverso, no? Nell'essere maschilista o femminista o qualsiasi altra cosa. Secondo me lui era preso da un'idea e andava avanti con quell'idea, e aveva una cosa che mi piaceva molto Gian Lorenzo, che si arrabbiava ma poi molto spesso rifletteva su quello che aveva acceso, gli aveva fatto scaturire la rabbia o rispetto anche a un evento che capitava, no? Ci rifletteva e poi con molta calma riparlava, almeno questo succedeva con me nei viaggi che ci facevamo nell'ultimo anno con l'Otello, no? Io ho passato molto tempo con lui in quel mese, in quei due mesi di lavoro. E ecco, questa cosa mi ha colpito. Io non lo conoscevo benissimo Giallo, lo conoscevo abbastanza superficialmente, e mi era molto simpatico, però è stato quello il momento in cui ho avuto la possibilità di conoscerlo di più, e questa cosa sì, penso sia anche abbastanza rara, non comune nelle persone. Tu sei la mia speranza. Mi pare di aver visto un passaggio di microfono, quindi possiamo passare. Volevo dire che comunque era molto siculo, cioè si innamorava degli attori, ma era molto caliente, e anche il fatto che si arrabbiasse così tanto era proprio perché era sanguigno, sì. Bene, arriviamo al 2011. 2011, al Licinium va in scena Otello, una delle tragedie più oscure di Shakespeare, risalente agli ultimi anni della sua vita. Tema centrale è la gelosia, il cosiddetto mostro dagli occhi verdi, che si intreccia con l'odio e l'invidia attraverso la figura di Iago, abile stratega di un piano di devastante distruzione di cui poi Otello ne resta coinvolto. Ecco, D'Antonio, tu hai iniziato, come abbiamo detto, il tuo percorso qui con un implacabile Misandro. Poi sei passato, come abbiamo visto, a ruoli più brillanti per arrivare al cattivo per eccellenza, Iago, che manipola tutti i personaggi come dei burattini, trama di menzogne intessuta con una lucida determinazione, uccide pure la moglie, e quindi raccontaci. Questo è l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto con Giallo, quindi ha un valore
di memoria, un valore di sentimento, un valore d'animo, insomma, in qualche modo. Si è rotto qualche cosa perché la vita è andata così, e quindi vi racconterò solamente delle cose che sono accadute in quel periodo e perché probabilmente lui ha scelto me per Iago, che è stato uno dei ruoli, credo, più importanti della mia carriera, insomma. La Monica è qua testimone. Nel mese di maggio convoca, cioè già prima, l'anno prima, dopo la bisbetica, ci disse: guardate che l'anno prossimo dovete studiare, perché ci sarà qualcosa a me e a Marco di particolare. E la sua idea era quella, almeno iniziale, di far fare a me Otello e Marco nella parte di Iago. Che cosa accadde? Accadde che siamo andati a una prova a maggio con la Monica presente, che Monica in quella circostanza doveva aiutarlo. Noi non sapevamo ancora nulla, quindi siamo andati a casa sua, fa: leggete questo pezzo, e lo leggiamo, e alla fine fa: provate a invertirlo, perché lui probabilmente eravamo innamorati io e lui dal punto di vista artistico, sapeva che tante cose poteva averle oppure no, e quindi probabilmente aveva l'idea che Antonio potesse fare alcuni tipi di ruoli e non altri. E lì, niente, nella lettura si accorse di qualcosa, non so cosa, allora disse: bene, allora Antonio farà Iago e Marco Otello. Bene, è l'inizio, poi proveremo e via dicendo. La stessa sera io, Monica e Gian Lorenzo e Marco andiamo a mangiare una pizza, e in quell'occasione lui ci disse che era malato. Ora non so cosa dirvi, cioè io ho iniziato le prove con Monica come tutti, perché era lei che coordinava i primi 15 giorni di giugno le prove, visto che Giallo doveva curarsi. Non lo so, è stata una sensazione incredibile, cioè io stavo male, soffrivo, perché sapevo che Giallo aveva quel male, quindi è evidente che tutto quello che assimilavo nella memoria e quello che poi portavo nelle prove, che Monica bravissima ci aveva forgiato sempre sulla musica e altre cose per dare un senso a questo inizio di prove, era combattuto da un Antonio che era fragile, perché soffriva di quella condizione, e dall'altra parte invece avevo il compito di portare comunque in scena qualcosa a livello professionale, dovevo farlo, dovevo concentrarmi e via dicendo. Non lo so, è nato così, è nato, come si dice a Napoli, forse malamente, ma è una cosa che mi ha colpito, mi ha ferito e mi ha aiutato a fare un bel personaggio, credo, immagino, ricordo così. E finito lo spettacolo, durante il mese di luglio noi recitavamo, io sono andato a casa di Giallo e io e lui da soli nella sua camera, lui mi disse una cosa, mi disse: Antonio, in milanese, perché ogni tanto disse: Antonio, sono proprio un pirla. E gli ho detto: perché? Perché per tanti anni ho creduto che tu potessi fare solo ed esclusivamente alcuni ruoli, e invece ci dovevo pensare, no? Perché sento gli amici che mi dicono belle cose, perché sento che lo spettacolo funziona e via dicendo. E io che ho fatto? Io l'ho abbracciato e gli ho detto: e sei proprio un pirla. E così è andata. Quindi quello è il suo ultimo sforzo. Alle 2 di notte era qui con la febbre, col plaid, che ci faceva le prove e non mollava, anche lì. Ricordo io Stefano là nell'angolino, non mollava. E quello era la sua grande forza, insomma, ecco. Scusate se sono entrato in dinamiche intime e un po', diciamo così, commoventi, ma stiamo ricordando una persona che ci ha colpito, no? E in qualche modo ci ha accompagnato, insomma. Ecco, io vorrei chiedere proprio a Monica, che quell'anno appunto ha affiancato Gian Lorenzo come aiuto regista. Antonio ha raccontato appunto il mostro con cui Gian Lorenzo stava combattendo, con un coraggio e una,
determinazione incredibile, ha messo lo spettacolo di sopra di tutto. Credo che sia stata, oltre che una lezione di arte, una lezione di vita soprattutto, che è rimasta indelebile. Ma sì, io mi sono sentita anche onorata che Giallo mi abbia chiesto di aiutarlo, perché mi ha lasciata abbastanza sorpresa quella telefonata. Mi ha detto: ti devo fare una proposta indecente. No? Lui giocava molto faceva molte battute sul sesso, no? Scherzosamente. E io mi sono messa a ridere, gli ho detto: cosa c'è? Cosa mi devi proporre? No? Fammi d'aiuto regista. E io ho pensato, gli ho detto: ma che cosa ti serve un aiuto regia, no? Tu, no? Sembrava strano. E allora mi ha detto che doveva fare questo ciclo di chemioterapie, per cui abbiamo iniziato a lavorare insieme. Lui è arrivato con la moto sotto casa mia il primo giorno e lentamente questo male è entrato nel suo corpo giorno per giorno. Io tutti i giorni lo vedevo venire in macchina, andavo a prenderlo ed era sempre più sofferente, però aveva anche una voglia così feroce di venire a Erba che non... La malattia credo che abbia avuto molto filo da torcere con lui, perché è stato veramente forte Giallo. E mi ricordo una sera lui si è voluto fermare a dormire qua, mentre io sono tornata a casa, e il giorno dopo la Norma mi ha sgridata, mi ricordo. C'è la Norma? Sì, sì, c'è. È ancora lì. Ti ricordi, Norma? Ecco, ditelo prima, no? E appunto, ditelo prima. Voce, si dice in teatro, voce. Allora, ti ricordi che una sera lui si è fermato e io sono tornata a casa, e il giorno dopo, quando sono venuta qui, mi hai sgridata perché l'avevo lasciato da solo qua. E allora la sera dopo mi sono fermata con lui, no? Perché mi ha fatto sentire in colpa, ci aveva anche ragione lei, dovevo fermare. Però era veramente, ti ricordi com'era faticoso, cioè quante ore voleva lavorare sempre, era anche se si stancava molto, però non mollava ed era... aveva una forza tanto che il giorno della prima poi si è concesso di fermarsi e tornare a casa e è riuscito a tenere fino alla prima, e questa è stata una cosa quasi miracolosa, no? per lui e per noi. Sì. Io vorrei però concludere in maniera un po' briosa, vivace, quindi chiedo a tutti, senza pensarci, una parola con cui definire Gian Lorenzo. Aggettivo, sostantivo, scegliete voi. Una parola. E non dovete pensarci, la prima parola che vi viene in mente. Ctonio. Dolcissimo. Blu profondo. Passione. Buscaglione. Leone. Geniale. Esigente. Paterno. Fantasista soprattutto. Fratellone. Affascinante. Unico. Aggregante, secondo me, perché ci ha fatto arrivare tutti qui e stiamo parlando di lui tutte queste ore, non ci siamo annoiati, anzi lui ha fatto ancora il miracolo del Licinio, sotto le stelle del Licinio siamo qui per lui.
Sabrina, tu non vuoi esprimerti? No, l'ho detta la mia parola, Ho detto geniale, geniale. Sì. Ecco, stavo riguardando perché giustamente io sono stata quell'anno una delle attrici lì mi ha fatto riguardavo perché ho solamente pensato a una cosa, al dono grande che mi fece quell'anno, cioè quando gli dissi ma tanto tu il ruolo quest'anno ce l'hai già, sarai Emilia. Io fui così felice. E io ricordo che però mi disse, però Sabri abbiamo poche prove, perché lui faceva veramente fatica, ma tutte le prove le feci con lui e lui mi seguì, mi ricordo presi dei pomeriggi perché chiaramente faceva fatica, ma mi disse voglio arrivare con te a un determinato punto e a quel punto c'è arrivato. Io sono convinta, anzi sono sicura, e di questo sono soddisfatta del fatto che arrivata in fondo, arrivata a quel punto, lui mi ha fatto un regalo e io sono sicura che lui sa, perché lui ha saputo, che io l'ho ripagato come lui avrebbe voluto. Tutto qua. Allora, abbiamo ancora un video da mostrare, perché abbiamo parlato questa sera ovviamente di Gian Lorenzo come attore, come regista, come autore, abbiamo parlato però anche della sua grande passione per la musica che portava in scena, portava fuori scena, come ha raccontato Antonio nei backstage, passione che ha coltivato negli anni '80 dando vita con un gruppo di amici a Milano al gruppo vocale Charms, il cui repertorio era basato sui canti della tradizione Nero Spirituals. Luca Costella, che è uno dei componenti dei Charms, che è qui stasera con noi, ha realizzato un video con alcune immagini in sequenza che ci dà modo di riascoltare la voce di Gian Lorenzo mentre introduce le serate e mentre canta con gli altri componenti del gruppo. Quindi chiudiamo il gruppo dei video con questa chicca. Pretesa di una rilettura storico-culturale, ma così, come spontaneamente gli spiritual sono nati, altrettanto spontaneamente noi li abbiamo amati, ed è con questo amore che ve li proponiamo nella loro religiosità ingenua e primitiva, ma ricca di tensione liberatrice, nella loro musicalità a volte ritmata e travolgente, a volte dolcissima e commovente, a volte struggente e ricca di pathos, perché anche voi li possiate amare così, come noi li abbiamo amati, spontaneamente. Grande giorno,
quando le stelle cadranno, si sentirà un suono di trombe e ridesterà le genti e guarderanno alla destra del mio Signore quando le stelle cominceranno a cadere. Grazie, grazie anche a Luca Costella per questa ulteriore testimonianza, a lui e ai Charms ovviamente. Sabrina, è giunto il momento di chiamare Simona e Giulia. E Giulia. Ecco, benvenute, grazie naturalmente per essere qui con noi questa sera. Simona, abbiamo parlato tanto a lungo di questa serata, ha preso la forma e la sostanza che desideravi? Che desideravo, sì, sì. Che non avrei mai immaginato così bella. Io ringrazio tutti davvero, tanti, siete stati splendidi. Poi essere qui in questo teatro che per me, Giulia e i suoi amici, è il suo teatro, è bellissimo. Ci si aspetta da un momento all'altro di vederlo arrivare da là in fondo e salire sul palco, per cui grazie davvero a tutti. Hai ascoltato tante cose di Gian Lorenzo questa sera, hai magari scoperto un aspetto che non conoscevi o che conoscevi meno? Bisognerebbe chiedere a Giulia se lo immaginava così, perché Giulia, che cosa è stato per te? L'hai visto il tuo papà? E che cosa, c'è una cosa sola piccola che vuoi dire? Che ti è piaciuta, una cosa sola che ti è rimasta impresso questa sera. Che ti ha fatto ridere. Esatto. Mi è piaciuto quando ha parlato. Bene, bello. La voce nel video di Luca, che ringrazio tanto. Grazie. C'era qualcosa che forse... No, ok. Allora, io veramente ringrazio Simone e Giulia per la loro presenza qui questa sera. Vorrei invitare al proscenio tutti i nostri ospiti, perché abbiamo anche un omaggio floreale per tutte le signore, le ospiti di questa sera, e naturalmente è anche giusto ringraziare tutte le persone, tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata. Le persone che cito sono pregate, se lo vogliono, di raggiungerci qui al proscenio. Allora, per l'organizzazione della serata, appunto, il Comune di Erba, l'assessorato alla cultura, in modo particolare la dottoressa Giovanna Zara.
per il service luci e audio, il Giardino delle Ore, e in modo particolare Simone Severgnini e Agnese Manzella. E poi per i contributi di questa serata, BCS SRL Erba, Fulisan Albavilla, Rusconi Serramenti Erba, Palco SAS per l'allestimento dello schermo, in modo particolare Antonio Grazioli per la realizzazione di tutti i video teatrali, esatto. Renata Vidano per la regia dei video, che magari da fuori non lo sarà apparso, ma è stato un lavoro molto complesso e quindi un grosso ringraziamento a lei, Luca Costella appunto per la realizzazione del video dei Charms, Luca Mancardi che ha ripreso questa serata, quindi poi realizzeremo anche un video, per l'accoglienza all'ingresso Giovanna Caldara, Ornella Bonalummi e Maria Fontana, e anche per il servizio di galanti cavalieri Carlo Stirniman e Lino Panzeri. Ovviamente tutti i testimoni di questa serata per avere condiviso con noi le loro emozioni. Sabrina, che è stata impeccabile come sempre, no. e chiaramente Mauro. Tutti voi che ci avete accompagnato fino qui, vi chiedo ancora un applauso, fatelo bello forte che salta molto in alto. Gallo, questo è tuo, buon compleanno, grazie a tutti e buonanotte.